Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo, in questo nuovo appuntamento finalmente cominceremo a parlare del tema, dell'argomento che riguarda la dottrina della predestinazione. È molto tempo che abbiamo promesso che l'avremmo tirato fuori presto o tardi. Bene, finalmente l'abbiamo fatto. Come già detto in altri video precedenti, era già qualche anno che avevamo deciso di farlo, ma comunque poi in fondo non avevamo mai dato inizio ai, come dire, ai necessari preparativi. Ebbene, in questo video finalmente l'abbiamo, come dire, l'abbiamo fatto ed eccoci qua con voi. È importante far rappresentare all'ascoltatore l'importanza di vedere il video precedente, fatto appunto sullo stesso argomento, che sarebbe, diciamo, la prima parte. Nella prima parte noi abbiamo parlato della predestinazione e abbiamo dimostrato come questa dottrina viene già smontata a cominciare a partire già dall'Antico, quindi con lo stesso Antico Testamento non troviamo nessuna traccia di nessuna predestinazione nominale, come vogliono asserire molti, che il Dio avrebbe predestinato nominalmente alcune persone ad andare all'inferno, altre invece le avrebbe predestinate nominalmente ad andare in paradiso. Ovvero, che ne so, Tizio, Caio e Sempronio saranno predestinati ad andare all'inferno, mentre invece Tizio, Caio e Sempronio B andranno in paradiso, punto e basta. Bene, questa è un'aberrazione. Non esiste tale dottrina nella parola di Dio, non esiste tale dottrina già a cominciare dall'Antico Testamento, non esiste tale dottrina già a cominciare da quello che noi conosciamo oggi come il pensiero giudaico antico. Quando diciamo il pensiero giudaico antico, diciamo quel pensiero che veniva a trovarsi presente quando il canone vetero-testamentario era in via di sviluppo, quindi si stava appunto scrivendo. In tutto quel frangente, questa dottrina non è mai stata presente nel popolo giudaico antico. Benissimo. In questa volta, in questo video, vogliamo suddividere il tutto in tre parti. La prima parte riguarderà il periodo, diciamo, che è conosciuto come il periodo storico. Il periodo storico, e questo periodo è molto importante, cioè qual è, da un punto di vista storico, sia la presenza della predestinazione nel mondo come dottrina, e quello che pensavano i nostri antichi cosiddetti patriarchi o l'epoca patristica, quello che pensavano su questa dottrina. Questo è molto importante. Conoscere la storia è molto importante. La seconda parte, invece, di questo video riguarderà la parte dottrinale, cioè quello che dice la Bibbia a tal proposito, anche se nella parte storica comunque visiteremo anche quello che è il tema dottrinale, ma ovviamente punteremo più sulla parte storica. E l'ultima parte del video riguarderà la parte, diciamo, linguistica, quindi i termini che vengono utilizzati nei testi originali per descrivere appunto questa verità, diciamo, ecco, e questo è molto importante. Non è vero che non dobbiamo conoscere la storia, che ci dobbiamo, scusate il termine poco consono, che ci dobbiamo infischiare di tutto il resto, che dobbiamo solo leggere la Bibbia e basta. Non è vero, perché la Bibbia da sola è più che sufficiente, ok, per portarci avanti, per farci crescere nelle vie di Dio. È l'unica fonte che ci dà appunto la fede, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. In questo sì, è così, la Bibbia è più che sufficiente, ma la Bibbia non condanna affatto poi che noi possiamo anche indagare e studiare altre materie, da dove veniamo. La stessa Bibbia contiene molti libri storici, Cronache, Esdra, Neemia, Samuele, Re,
Rutte, insomma, lo stesso Pentateuco o Torah, c'è molta storia, gli stessi fatti degli apostoli, è un libro storico, perché comunque la storia è importante, conoscere quello che è stato detto nel passato, anche perché si possono imparare molte cose. Laddove sono stati fatti degli errori, si può imparare da quegli errori e non ripeterli. Laddove invece non sono stati fatti o detti cose inesatte o non sono stati fatti degli errori, comunque possiamo imparare affinché, come hanno fatto bene loro, possiamo fare bene anche noi. Il tutto alla luce però della parola di Dio. Quindi la storia è molto importante, che poi una persona non vuole approfondire determinate cose o determinate materie, ne ha facoltà, assolutamente. È un tuo diritto, è un loro diritto. Ma non possiamo però pretendere che poi gli altri a sua volta vivano anche loro nella ignoranza su determinate verità che fanno parte del nostro mondo. Se una persona vuole conoscere, vuole approfondire determinate verità storiche, in questo caso è importante che si lasciano liberi queste persone. Di perseguire anche questa strada. Io c'è una cosa che non capisco, è perché quando qualcuno si segna all'università, e gloria a Dio, noi incentiviamo sempre i nostri giovani ad andarci, quando qualcuno si segna all'università, tutti quanti gli battono le mani e vanno a fare degli studi secolari, no? Che sono ottimi e che noi, ripeto, incentiviamo questo. Però poi quando qualcuno si mette a studiare anche all'università, materie come storia biblica, archeologia biblica, lingue bibliche, allora dicono: ah no, basta la Bibbia, quelle cose non le dobbiamo studiare. Ma insomma, ma a chi vogliamo far ridere? Ma per cortesia, ma facciamola finita, la Bibbia non è contro lo studio di queste cose. La Bibbia è contro queste cose quando queste cose si mettono come fondamento. Beh no. Il fondamento è la Bibbia. Ma quando noi abbiamo come fondamento la Bibbia, poi sopra andiamo a studiare le lingue bibliche, l'archeologia biblica, la storia, eccetera, eccetera, la Bibbia non è contro questo. Anzi, ti dirò un'altra cosa. Se tu oggi leggi la Bibbia, e lo ripeto per la seconda volta, se tu oggi leggi la Bibbia è perché qualcuno ha studiato molto. E se questo qualcuno non avesse studiato molto, tu oggi la Bibbia non la leggevi. Vuoi che te lo dimostro? Oh, subito. La Bibbia che tu leggi, se sei italiano come me, la leggi in italiano, ma la Bibbia non è stata scritta in italiano. No, caro amico. La Bibbia è stata scritta in ebraico antico e greco antico e qualche pochi versi in aramaico, ma beh, veramente pochi versi. Quindi, se qualcuno non si fosse scervellato all'università, tipo Giovanni Diodati, per imparare e studiare le lingue bibliche, poi fare una traduzione in italiano, tu oggi non avresti letto la Bibbia. Quindi il Signore non è contro lo studio. Quindi conoscere la storia, come noi appunto apporteremo dati storici, parleremo molto di storia in questo video, è importante, che poi a te non ti interessa, bisogna che ti si rispetti, ma tu devi rispettare anche gli altri. Benissimo. E questa si chiama ragione e raziocinio. Non facciamo ridere il mondo. Bene, cari amici, e questa è stata la presentazione, l'intro del video. Sarà un video abbastanza lungo, ci prenderemo il nostro tempo, gloria a Dio, il tempo necessario, come diciamo spesso, è come leggere un libro di 500-700 pagine, non lo leggi tutto in un giorno, leggerai totte pagine al giorno. E così è con i video che durano molto. Ne vedrai un po' al giorno, secondo il tuo tempo, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, 2 ore, secondo il tuo tempo ne vedrai quello che appunto riesci a vedere. È un investimento, le cose di Dio richiedono sempre un investimento, leggere la Bibbia, studiare la Bibbia, vedere video che parlano sulla Bibbia se attendibili, pregare il Signore, tutto richiede tempo. Gloria a Dio, è bene investire il proprio tempo nelle cose di Dio, se riteniamo appunto che la persona sia in grado di darci, come dire, notizie vere, realtà vere e non frutto della propria fantasia, come spesso accade. Insomma, nel web c'è un po' di tutto. Ecco perché il Signore ci dice in Proverbi
Prima Corinti 14, 29 e non solo, che dobbiamo giudicare tutto quello che si fa nel seno della Chiesa e di ritenere il buono. Bene, questo è molto importante, dobbiamo giudicare tutto e tutti, alleluia, è importante. Matteo 7,1 e Romani 2,1 lì parla del giudizio ipocrita, del giudizio fatto male, è tutto un altro discorso. Ma giudicare significa riflettere e ragionare se una cosa è corretta o è sbagliata. Scusate, o è sbagliata. Bene, e quindi con questo terminiamo l'intro e, come vi diciamo sempre, senza indugio e senza preamboli, vogliamo dare inizio al presente video. Bene, cari amici, allora vogliamo dar inizio a questo video. E come sempre leggeremo un passo della parola di Dio e poi entreremo appunto a trattare quelle che sono appunto le informazioni necessarie da dare all'ascoltatore. E anche in questo video, gloria a Dio, leggeremo moltissimo. Voi tutti quelli che ci seguono sanno perfettamente che normalmente noi in quasi tutti i nostri video non leggiamo mai, però quando trattiamo la storia, insomma, e queste materie così importanti e impegnative, leggeremo, perché leggeremo proprio quello che hanno scritto gli autori appunto che andremo a visitare. Quindi ci sarà molta lettura, però come sempre cercheremo di spiegarla, rappresentarla in modo tale, insomma, che l'ascoltatore non si addormenti sulla sedia o sulla poltrona. Questo è molto importante. Ora però cominceremo con la lettura, come deve essere, di un passo della parola di Dio che si trova in Matteo 28. Il verso è il famoso verso 19. Quindi Matteo 28, 19, come sempre leggiamo, nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Dice così, Matteo 28, 19. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Ecco qui la Santissima e Benedettissima Trinità. Alleluia. E poi dicono che la Trinità non c'è nella Scrittura. Insomma, qui c'è un Padre, c'è un Figlio e c'è uno Spirito Santo, e a dircelo è proprio Gesù il Signore, che tra l'altro è anche risorto dai morti e quindi ha ripreso la sua totale natura divina, perché vogliamo ricordare che precedentemente Lui aveva preso un corpo come il nostro, quindi si era autolimitato, si era autoabbassato, come dirà Filippesi capitolo 2. Quindi qui notiamo che il Signore Gesù ci dice di andare in tutto il mondo e di ammaestrare i popoli e poi di battezzarli nel nome della Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, sia nel battesimo, che deve essere fatto nel nome della Santissima Trinità, infatti qui a parlare è il Signore Gesù e sta dando un decreto ed è anche risorto, mentre invece nei Fatti degli Apostoli non c'è nessun decreto, è un libro storico, si sta semplicemente semplificando un qualcosa che è avvenuto, si è concretizzato in decine e decine di anni, e viene concretizzato in un libro storico con poche pagine, quindi non si entra nel dettaglio, mentre qui invece c'è proprio un ordine divino, c'è uno stabilire un dogma, una dottrina, un ordine che viene da Dio, mentre invece nei Fatti degli Apostoli questo non avviene mai. E io non vado contro la parola del Cristo risorto. Quindi inoltre notiamo che bisogna ammaestrare, come stiamo facendo noi. E nell'ammaestramento tutta la Trinità è presente, benedetto il santo nome del Signore. Quindi tutta la Trinità interagisce nel far comprendere a noi tutti quali sono le verità appunto bibliche. E in questo collabora tutta la Trinità, collabora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Benissimo. Allora, vogliamo iniziare adesso a entrare nello specifico, appunto, come abbiamo detto, leggeremo molto. Allora, cosa succede? Diamo una piccola... Ripeto, ci prenderemo il nostro tempo.
Allora, succede per quanto riguarda la dottrina che noi stiamo esaminando, la dottrina della predestinazione, noi abbiamo già detto che nel pensiero giudaico antico non era presente questa dottrina. E quando diciamo nel pensiero giudaico antico, intendiamo il momento in cui si stava concretizzando il canone veterotestamentario. A un certo punto, che succede? Che loro vanno in Babilonia, ok? E passano 70 anni, la prima parte in Babilonia, la seconda parte in Persia. Poi parleremo bene di questo. E loro ritornano, ok? Quando loro ritornano, finiscono l'ultima parte del canone, ok, biblico, la concludono e si conclude con Malachia, che è l'ultimo profeta veterotestamentario. Fino a quel momento, poi verrà Giovanni il Battista, che sarà proprio l'ultimo, 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 come dirà il Cristo stesso. Ora però fermiamoci a Malachia. Quando con Malachia si chiude il canone veterotestamentario, c'è il cosiddetto periodo, il periodo del silenzio, quindi l'epoca intertestamentaria è conosciuta come il periodo del silenzio, nel senso che il Signore Gesù in quel periodo di circa 400 anni circa, molto approssimativo, non ha mandato profeti, quindi è chiamato il periodo del silenzio, c'è tutto un perché. Ora, non ha mandato dei profeti, però non è che li ha lasciati senza profezie, perché noi sappiamo che la profezia delle profezie si trova in Daniele 9, dice che ci sarebbe stato un periodo, questo è scritto in Daniele 9 dal 24 al 27, e lì ti dà proprio, ti specifica tutto questo periodo, te lo suddivide in settimane, sono settimane di anni, eccetera, eccetera. E praticamente ti dice anche che sarebbe venuto un unto, che significa Messia, che significa Cristo, e sarebbe stato appunto sacrificato. Quindi non li ha lasciati senza speranza, e gli ha detto che sarebbe venuto un unto, e gli ha dato anche la data della prima venuta del Cristo. La prima venuta del Cristo è stata datata. Benedetto è il santo nome del Signore. Le altre venute del Cristo, a cominciare dal rapimento della Chiesa, che non è una venuta, alla seconda venuta, non sono datate, ma ci dà il tempo. E noi riconosciamo il tempo, anche se la seconda venuta sappiamo, tra virgolette, la data, perché dal momento in cui la Chiesa viene rapita e inizia la grande tribolazione sono 7 anni. Però dobbiamo aspettare che questo evento si concretizzi. Ora però torniamo all'epoca nostra, l'epoca in oggetto, l'epoca intertestamentaria. In questo periodo, chiamato l'epoca intertestamentaria, che è l'epoca del silenzio, si iniziano a formare varie fazioni, tra cui in primis spiccano i farisei. Benissimo. Con lo spiccare di queste fazioni e anche in esito al fatto che venivano da Babilonia, poi questo lo rivedremo dopo, iniziano per la prima volta ad affiorare nel seno del giudaismo dottrine strane, tra cui appunto la dottrina della predestinazione, tra cui anche la dottrina della predestinazione fatalista. Poi spiegheremo che cos'è. Bene. Quando si parla di predestinazione, normalmente si fa tutti riferimento a un nome. Agostino di Ippona. Sì, perché Agostino, Agostino, Agostino qui, Agostino là, Agostino su, Agostino giù. È vero, ma in parte, e comunque è vero, ma va spiegato. Perché Agostino con la predestinazione c'entra sì, ma non c'entra. No, poi vedremo. Perché comunque Agostino c'entra ed è importante, è importantissimo Agostino. Ma non è che tutto nasce da Agostino. Agostino non ha fatto niente di eclatante se non quello che ha fatto. E questo appunto lo vedremo dopo. Ma la predestinazione nel giudaismo antico prende piede dopo la chiusura del canone biblico. Prima non si sapeva neanche cosa era, cosa fosse. Gli ebrei questa predestinazione non ce l'hanno mai avuta in capoccia. Mai.
A differenza invece della Trinità, che come abbiamo potuto dimostrare nel nostro video fatto, appunto la Trinità nel giudaismo antico, era ben presente questa realtà nel giudaismo antico, che io l'ho chiamata la pluralità degli Yahweh, era presente nel giudaismo antico, che Dio, che in Dio o che negli Yahweh vi era una pluralità, questo c'era e lo abbiamo anche dimostrato con dei documenti. Ma la predestinazione nell'antico Israele non c'era questo pensiero. Benedetto è il santo nome del Signore. Questa prenderà, inizierà a prendere piede solamente quando il canone viene chiuso con Malachia. In questa epoca intertestamentaria, tra l'altro anche tarda epoca intertestamentaria, con le prime fazioni che nascono. A parlarcene è niente meno che Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe è uno storico che ha scritto alcuni libri molto interessanti, che io ho letto veramente tanti anni fa, quindi ho dovuto rispolverare un bel po' di libri. Ecco qui che mi ha preso abbastanza tempo preparare questo studio. Troppi ne ho dovuti consultare, ho dovuto consultare Agostino, non vi dico quanti libri di Agostino, e moltissimi altri, addirittura poi sono arrivato fino a un libro molto interessante, che non fa parte del nostro mondo, che poi vi citerò. Fa parte del nemico, poi ve lo dirò. Benissimo. Quindi Flavio Giuseppe è stato, mi pare, dal 37 circa al 100 d.C. È un uomo importante, è stato uno storico, è stato, come dire, ha molto a che vedere con la distruzione di Gerusalemme, col primo tempio di Gerusalemme. Fu un uomo anche che profetizzò a Vespasiano che sarebbe diventato imperatore, stette alla prima distruzione di Gerusalemme insieme al figlio di Vespasiano, Tito. Insomma, è stato capo di tutta quanta la rivolta giudaica. Si dicono anche tante cose su di lui, forse avrebbe anche creduto in Gesù, secondo quello che troviamo scritto nella documentazione che ci ha lasciato, che in particolare ci riferiamo a Guerre giudaiche e Antichità giudaiche, primo e secondo volume. Quindi è un personaggio storico. Se ti interessa la storia, assolutamente, sono libri che devi assolutamente avere e leggere. Benissimo. A un certo punto questo personaggio parla di tre sette, la setta dei farisei, la setta degli esseni e la setta dei sadducei. Parla di queste tre sette all'epoca sua. Ricordiamoci che ci troviamo in piena epoca apostolica, gloria a Dio. Quindi, come dire, muore il nostro Signore Salvatore e nasce lui, perché è del 37. E lui comincia a descrivere questi movimenti, queste sette, questi movimenti. Quindi i farisei, gli esseni e i sadducei. E vogliamo leggere quello che ci scrive questo personaggio storico. A proposito di predestinazione, nel libro Antichità giudaiche, quindi il secondo libro, siamo nel 13.5.9, questo è il riferimento, quindi potete, sicuramente non lo troverete mai in internet, mi pare di no, credo che sia molto difficile. Io molti anni fa andai a comprarlo, veramente vi parlo di tanti anni fa, non mi ricordo, andai a comprarlo da Feltrinelli e c'è insomma quello che Guerre giudaiche, lo comprai da Feltrinelli veramente a 2 lire me l'hanno dato, mentre invece quell'altro, quello che sto leggendo, l'ho comprato in una libreria evangelica. Quindi nel libro 3 e libro 2, quindi il tomo 2 o il secondo volume, 13.5.9, lui scrive, Flavio Giuseppe scrive, leggo, da adesso cominciamo a leggere, da adesso si legge. Mi dispiace, a me non piace leggere, a me piace parlare così, però in questa seduta si leggerà. Spero di non annoiarvi. Dice, in quel momento vi erano tre sette fra i giudei. E qui è un giudeo che sta scrivendo, è uno storico tra l'altro, le quali avevano diverse opinioni riguardo alle azioni degli uomini. Una era la setta dei farisei, un'altra era quella dei sadducei e un'altra ancora era quella dei farisei, degli esseni.
Numero 1. Flavio Giuseppe finisce qua, punto, fine, basta, non leggiamo più. Allora, dirà poi Flavio Giuseppe sui farisei che questi perseguivano, i farisei perseguivano un credo sinergista. Un credo sinergista. Cos'è il credo sinergista? Il credo sinergista significa che Dio ha sempre il controllo sovrano di tutto, ma a sua volta l'uomo ha il libero arbitrio. Questo libero arbitrio fa sì che l'uomo possa decidere quale strada intraprendere. E a sua volta però il Dio, nella sua sovranità, non cessa di avere il controllo totale, ma il suo controllo totale non determina che l'uomo sia costretto a fare il bene o il male. Ovvero rimane comunque libero di decidere. Ecco, questo è il credo sinergista. Benissimo. Ricordiamo che l'Apostolo Paolo era un fariseo e veniva da questa scuola. Attenzione, è che questo è importante. Per conoscere l'Apostolo Paolo anche, bisogna conoscere anche quello che erano i farisei, che poi lui ha detto tutto è spazzatura, per carità di Dio. Ma prendiamolo tutto, il contesto, e non solo quello che ci interessa. Attenzione, poi vedremo, c'è molto da dire, in questo video c'è molto da dire. Flavio Giuseppe sui farisei scrisse i riferimenti già vi ho dati, poi ve ne darò degli altri. Scrisse: i farisei, che asseriscono che alcune azioni, ma non tutte, sono opera del destino, qui è Flavio Giuseppe che scrive, poi tu sei d'accordo o non sei d'accordo, questo è un altro discorso. Quindi, i farisei che asseriscono che alcune azioni, ma non tutte, sono opera del destino, alcune altre invece sono in nostro potere e sono suscettibili dal destino, ma non sono causate dal destino. E si riferisce esattamente all'azione di fare il bene o fare il male, fare la volontà di Dio, ovvero il contrario, perché era questa la posizione farisaica. E Paolo era un fariseo. Poi continua e dice: gli Esseni, parla Flavio Giuseppe, e Flavio Giuseppe ci dice che questi credevano che il destino controlla tutte le cose, tutto. Gli Esseni credevano che il destino proprio non lasciasse libero arbitrio alcuno all'uomo e che tutto è stato predeterminato fin dall'antichità. Cosa disse Flavio Giuseppe? Flavio Giuseppe, nel suo libro, dice che l'uomo è completamente senza libero arbitrio e dice, riguardo agli Esseni, che questi dicevano: la setta degli Esseni afferma che il destino governa tutte le cose e nulla succede agli uomini al di fuori di quello che è già stato determinato. Infine vi erano i Sadducei. Flavio Giuseppe disse che essi credevano che Dio proprio non gliene importava niente, proprio stava lì, proprio non si curava di noi, e che tutto quello che succedeva era a causa della volontà individuale e che ognuno decideva per sé. Quindi si trattava, per quanto riguarda i Sadducei, di un vero e proprio umanesimo, cioè l'uomo al centro del mondo, l'uomo al centro di tutto. Ecco perché nella recente antichità, nel 1600, vi ricordate la storia con Galileo, insomma, eccetera, eccetera, la Chiesa Cattolica metteva a rogo, uccideva, bruciava, faceva di tutto chiunque osasse dire che la Terra girasse intorno al Sole. No, la Terra era il centro di tutto, umanesimo puro, e quindi chiunque si discostasse di questo pensiero o dicesse che la Terra era rotonda, mentre invece loro dicevano che era piana, chi diceva il contrario veniva torturato, incarcerato, insomma con l'inquisizione più atroce e più drammatica. Ecco perché, apro parentesi, non è per parlare male, però insomma quando uno viene attaccato io penso che sia diritto anche a difendersi, o dobbiamo solo essere attaccati? Quando noi veniamo attaccati, che
ci dicono perché voi siete divisi? Beh, ma dipende dai punti di vista, amico mio, io lo dico con rispetto. Quello che tu chiami divisione, io lo chiamo libertà. Perché vedi, e quello che tu chiami unione, io lo chiamo schiavismo. Perché per centinaia di anni, per più di 1000 anni, le persone sono state inquisite, messe a rogo, sono state fatte le crociate, sono stati uccisi nei modi più barbari, anche i bambini di 3, 4, 5 anni, che tu lo voglia accettare o no, venivano uccisi. E questa non è unione, questo è imperialismo, questo è settarismo. E grazie, siete uniti sì, anche oggi se provi a discostarti c'è una grande persecuzione, sotto sotto e subdolamente. Mentre invece quello che tu chiami disunione si chiama libertà di espressione, cioè che ognuno è libero di credere in quello che vuole ed è libero di esprimere il proprio parere. Quindi la nostra non è disunione, ma è libertà. È diverso. A me dispiace dire queste cose, però se io vengo accusato è giusto che io anche dica la mia e possa esprimere un mio parere. Con rispetto, massimo rispetto, noi dobbiamo sempre rispettare. Però a noi non ci mancano le parole e tantomeno il cervello per pensare. Potremmo parlare di molte altre cose. Quindi, scusate la parentesi, è che quando sento le sciocchezze io devo rispondere. Quindi, e lo facciamo con rispetto perché sappiamo, siamo consci che molti cattolici ci seguono, vi ringraziamo e insomma, che Dio vi benedica, gloria a Dio. Però la dottrina è la dottrina, gloria a Dio. E ognuno poi dice le proprie cose con le dovute maniere, perché vanno sempre dette con educazione. Allora, dicevamo che praticamente nell'antichità recente c'era questa forma di umanesimo, no? Che tutto doveva girare intorno alla terra, che chiunque dicesse che la terra girava intorno al sole veniva messo a rogo, vedi la storia di Galileo appunto, che qui alla villa dei Medici, quando divenne anziano, insomma, rischiò anche lui di essere ucciso appunto dalla Chiesa Cattolica, per dire questo. No, è sbagliato, non si tratta di umanesimo, ma adesso stiamo vedendo quello che era il pensiero dei Sadducei. Il pensiero dei Sadducei era un pensiero umanista, l'uomo al centro di tutto, Dio non c'entra niente, l'uomo ha tutta la prerogativa sul suo destino, a prescindere quello che poi dice Dio, no? Per il Sadduceo Dio sta lì buono e tranquillo, che è una blasfemia, ma adesso non ci interessa la nostra opinione. E quindi scriverà Flavio Giuseppe sui Sadducei e dirà: per i Sadducei il destino non esiste. Cioè Dio, per destino si intende il controllo di Dio qui, non il destino come lo intendiamo noi. Il controllo di Dio, cioè se Dio interagisce o non interagisce. Il destino non esiste, piuttosto sono le nostre azioni che stanno in nostro potere, pertanto siamo noi stessi la causa di ciò che è buono. E raccogliamo ciò che è cattivo in virtù della nostra pazzia. Questo si trova anche nel secondo tomo 18.1. I versi, se così li vogliamo chiamare, che vanno dal 2, 3, 4 fino al numero 5. Questo è il riferimento, potete trovarlo, potete cercarlo, potete visualizzarlo e giudicare se quello che vi stiamo dicendo è vero o è falso. Quindi noi vediamo che nel giudaismo antico si inizia ad affacciare il tema della predestinazione, soprattutto da parte degli esseni, ok? Soprattutto da parte degli esseni. E si inizia però ad affacciare in epoca tarda, cioè nell'epoca intertestamentaria e già in epoca avanzata di questo periodo intertestamentario, ma come già detto, lo vogliamo ripetere, nel giudaismo antico, quando ancora il canone biblico era in via di formazione, questi pensieri non si trovavano presenti nel popolo giudaico e che questi appunto prendono piede dopo, nell'epoca intertestamentaria. Ma perché? Presero piede? Sì, caro amico, è una buona domanda.
e noi siamo qui per arrivarci tramite la storia a come poi sono giunti a queste conclusioni, tra cui quella barbaresca degli Esseni, gloria a Dio. Mentre invece i Sadducei stavano più verso un umanesimo, quindi è un'altra pazzia. E paradossalmente i Farisei erano quelli che stavano meglio di tutti. Tant'è che a un certo punto Dio gli dice: voi siete ipocriti, perché tutto sommato molte cose che dicevano erano giuste, ma non le facevano. Il problema principale dei Farisei non era tanto la dottrina, quanto la loro ipocrisia, cioè che predicavano male ma razzolavano predicavano bene ma razzolavano male. Ecco, questo non significa che tutto quello che dicevano era oro colato, però il problema principale era l'ipocrisia. Ecco perché lui li chiamava il Signore razza di vipere, sepolcri imbiancati, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira a venire, dirà Giovanni. Quindi i Farisei, sinergismo, quindi va bene, gli Esseni, monergismo, i Sadducei, umanesimo. C'è un professore, per chi pensasse che noi siamo degli svitati, che solo noi pensiamo queste cose e che ci diciamo, ci mettiamo a dire cose così, tanto perché le vogliamo dire, vi vogliamo annunciare che, come sempre, anche qui siamo in perfetta compagnia e che grandi uomini di Dio, studiosi, cattedratici, professori, anche loro dicono queste cose e quindi la pensano come noi, ovvero noi come loro, o come preferiate. C'è un uomo chiamato Stephen Hodge, è un professore, è uno studioso ed è anche uno scrittore. È specializzato in storia delle religioni orientali antiche, specializzato anche in teologia. Insegna all'Università di Londra. Scrisse un libro molto famoso chiamato I manoscritti del Mar Morto, ve lo consiglio. Relazionò, questo professore relazionò la credenza degli Esseni, che era appunto monergismo puro, relazionò questa credenza, appunto che tutto era stato premeditatamente già previsto da Dio, anche la salvezza nominale, lo relazionò questa credenza da parte degli Esseni con la posizione calvinista, questo professore, alla luce di tutta la storia. Egli scrisse, questo professore, Stephen Hodge, nel libro I manoscritti del Mar Morto, dice: secondo Flavio Giuseppe e anche Filone è importante, a differenza dei Sadducei o incluso dei Farisei, gli Esseni credevano che gli uomini non avevano libero arbitrio e che era Dio che aveva predestinato completamente la natura morale di ogni individuo per la salvezza o la condanna eterna. Questa credenza della predestinazione è simile alla posizione calvinista cristiana. Qui è un professore a dirlo, che praticamente il calvinismo non attinge nella Bibbia, ma attinge dalla dottrina degli Esseni, e questo professore è specializzato e in teologia e in religioni orientali antiche e insegna all'Università di Londra. Che ne pensate? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Vedremo. Qualcuno dirà: a me mi interessa solo quello che dice la Bibbia. Sì, vabbè, se ti interessa solo quello che dice la Bibbia, passa alla seconda parte del video dove tratteremo tutto alla luce della Bibbia. Però intanto stiamo dando un fondo storico che credo sia importante, tanto più che nella storia veterotestamentaria, sia la parte storica del popolo ebreo antico e sia in tutto l'Antico Testamento, sta predestinazione non la troviamo, come abbiamo potuto dimostrare nel primo video, se lo vuoi vedere. Benissimo. Gli Esseni condividevano la stessa dottrina fatalista degli stoici. Ecco qui. Quando noi diciamo che tutto nasce, per quanto riguarda il popolo giudeo, nell'epoca intertestamentaria, a un certo punto noi vediamo che da qualche parte avranno dovuto attingere.
queste filosofie, perché la predestinazione nominale è una filosofia, non è una dottrina biblica, poi lo vedremo. Quindi da qualche parte hanno dovuto attingere, sì caro amico, da qualche parte hanno dovuto attingere. E in parte, scusate il gioco di parole, in parte hanno attinto dagli stoici, ma non solo dagli stoici. Attenzione, perché c'è molto di più. Ma piano piano ci arriviamo. Ora, gli esseni condividevano la stessa dottrina fatalista degli stoici. Nel 300 avanti Cristo, ad Atene, c'era un certo Zenone di Cinzio. È stato uno dei personaggi più importanti degli stoici. Ci fu uno storico, un professore di storia e anche un professore di filosofia. Noi ricordiamo che i professori di filosofia e di storia ne sanno tantissimo, praticamente una delle basi del loro insegnamento. Questo non sto dicendo che condividiamo, non mettetemi in bocca parole che non ho detto, sto rappresentando una situazione. Un professore di filosofia e di storia di nome Will Durant, ok, scrisse in un suo libro The Life of Greece, The Story of Civilizations, parte seconda, scrisse: la catena delle cause e degli effetti in un circolo irrompibile, la catena di cause effetto, cioè che tutto si ripete sempre uguale e quindi c'è una predestinazione, una ripetizione senza fine, tutti gli eventi e tutte le azioni della volontà sono determinati, Dio in tutto questo sistema è il principio, il mezzo e il finale. Questo riferito agli stoici. Benissimo. Nel 276 avanti Cristo ci fu un altro che è conosciuto come uno dei massimi esponenti della filosofia stoica, si chiamava Crisippo di Soli. Scrisse: il destino è lo naturale di Dio, cioè Dio, il destino è lo naturale, Dio ha stabilito l'ordine e la costituzione di tutte le cose, fin dall'eternità, pertanto tutte le cose reciprocamente una dopo l'altra seguono come conseguenza di una elaborazione immutabile e perpetua. Questo si trova scritto in Absolute Predestination. E quindi, come abbiamo potuto vedere, questi studiosi hanno collegato la dottrina degli Esseni a quella degli Stoici. E questo è molto importante, perché la Grecia, se ben ricordate, a un certo punto con Alessandro Magno, Alessandro il Grande, ok, conquistò tutto quanto il mondo in pochissimi anni e conquistò anche tutta quanta la terra di Cana. E se voi ricordate la storia, poi ci fu la rivolta dei Maccabei, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando loro vengono conquistati dalla Grecia, che questo è stato profetizzato in Daniele, loro, i greci, portano con sé la propria dottrina, le proprie dottrine, e quindi iniziano a far coercizione nel popolo giudeo. E quindi vogliono far sì che i giudei si pieghino, ecco lì che a un certo punto i giudei iniziano a non circoncidersi più, cominciano a partecipare alle Olimpiadi, nelle Olimpiadi bisognava partecipare completamente nudi, loro avevano il segno della circoncisione e allora cominciano a far sì che non si vedesse più il segno della circoncisione mettendo delle protesi. Insomma, c'è tutta una ellenizzazione, c'è tutto un cercare di far penetrare la filosofia nel mondo giudaico. Ed è qui che inizia questo minestrone con le filosofie pagane. Come stiamo vedendo, la predestinazione ha le sue radici nel mondo filosofico più profondo, in particolare attinto molto dalla Grecia, ma non solo dalla Grecia, perché è molto più antica.
E non solo da lì, perché già avevano ricevuto, prima ancora, una bella infarinatura da un'altra parte. Questo però ci arriviamo piano piano. La credenza stoica della predestinazione è la stessa credenza, dicono gli studiosi, della credenza degli esseni. Quindi c'è stato, diciamo, questa fusione, ecco, utilizziamo questo termine. Se tu noti bene, l'Apostolo Paolo, in Fatti degli Apostoli 17-18, non fu mai d'accordo con questa dottrina degli esseni e degli stoici. A corroborare questa verità ci pensa la stessa parola di Dio, in Fatti degli Apostoli 17-18, dove leggiamo che alcuni farisei, alcuni epicurei e alcuni stoici discutevano con lui, chiamandolo cianciatore. Quindi questa filosofia, della filosofia, degli stoici, eccetera, eccetera, non era condivisa assolutamente da Paolo. Qualcuno potrà dire, beh, ma magari non stavano parlando di quello. Sì, però intanto ecco qui che troviamo già degli indizi che Paolo proprio condannava questa posizione, le posizioni stoiche. Benedetto il nome del Signore. Bene, mi ero scritto anche diverse posizioni sugli stoici, però preferisco, magari in questo momento ci ho ripensato, meglio non leggerle perché non vogliamo dilungarci più del necessario. Ora, nasce qui la posizione, diciamo, della predestinazione fatalista. La chiamiamo così perché così viene chiamata in molti ambienti. No, non nasce qui, questa è antichissima. Si trovava già nell'antica Grecia, ancora molto prima, e la troviamo con Omero. Nell'800 avanti Cristo, Omero parlò della predestinazione fatalista nell'VIII secolo, nella sua opera Iliade. Tra l'altro, Iliade è un libro che, tra l'altro, mi lasciò in eredità il mio pastore, Ezio Evangelisti, gloria a Dio. Trovate i suoi video su YouTube, gloria a Dio se li volete vedere. Nella sua opera Iliade, egli inizierà con queste parole. Sì, lo so che non si sa chi l'ha scritto, però si dice Omero. Mo, se non è Omero, comunque il pensiero ci sta. Perché alcuni dicono non sappiamo chi l'ha scritto, però altri dicono che è stato Omero. Mo, mettetevi d'accordo. Sta di fatto 800 anni avanti Cristo c'era questo pensiero. Chi l'ha detto, adesso non ci interessa. Si dice Omero e noi diciamo Omero. Allora, Omero scriverà l'Iliade e dirà nell'Iliade, leggo, testuale: così di Giove l'alto consiglio s'adempia. Così di Giove l'alto consiglio s'adempia. Dice, che vuol dire? Lo devi vedere nel contesto. E allora che volete, che ve lo spiego io? No. Non ve lo spiego io. Lascerò che sia il professor Caserotti, famosissimo professore di greco antico, nominato professore di lingua greca ed ebraica presso l'Università di Padova nel 1768. Sarà lui a spiegarcelo, vediamo quello che lui ci dirà. Questo professore, nella sua traduzione dell'Iliade di Omero, dice anche questo professore, Melchior Caserotti, tomo terzo, scriverà: il destino, poi nessun uomo è, credo io, che posso sfuggirlo, né codardo né valoroso da che prima venne al mondo. Il professor Melchior Caserotti commenta questo passaggio, che lo troviamo appunto nell'Iliade, nella seguente maniera: ecco il dilemma della predestinazione, chiamata, dichiarata e spiegata. Quindi noi troviamo la predestinazione nell'antica Grecia già con Omero e già nell'Iliade, quindi è roba proprio antichissima, molto antica. Nei testi sumerici, e qui nei testi sumerici andiamo nel 3000 avanti Cristo, quindi proprio 5000 anni fa, si parla del Namtar. Il cosiddetto Dio destino, il Namtar è il Dio destino. Quindi cominciamo a vedere
che sto Dio destino, Namtar, Dio destino, ha molto a che fare con il Dio delle mosche, Belzebù. Che dite? Come va? Tutto bene? Gloria a Dio. A me sta andando via la voce. Bene. Vogliamo passare invece in quello che ci interessa a noi. Abbiamo detto, ma come ha fatto ad arrivare a Israele? In parte l'abbiamo visto, tramite Alessandro Magno. Quindi tramite la conquista di Alessandro Magno, che veniva da questa cultura, ormai da centinaia di anni, a cominciare da Omero, che nell'800 avanti Cristo scrisse l'Iliade, si parlava molto di predestinazione, gloria a Dio. Poi ci sono stati gli stoici, poi Alessandro Magno conquista tutta quanta la terra di Canaan e gli emette questa dottrina dentro. Da lì cominciano a mangiarsi questa dottrina. Ma non è che hanno cominciato da zero, perché ancora prima erano stati imbevuti di questa dottrina. Dove? Vi ricordate quello che abbiamo detto al principio? Che il popolo degli ebrei era stato in cattività 70 anni in Babilonia. Ah. Dicono, chi studia il giudaismo, chi segue il giudaismo, soprattutto il giudaismo di Gerusalemme, che si imparano tante cose, noi sono tanti anni che lo seguiamo, perché veramente c'è molto da scoprire e da imparare per quanto riguarda molte verità. Non è che ci sono cose giuste e cose sbagliate, devi solo prendere il giusto e scartare lo sbagliato, ma per fare questo lavoro devi essere già anziano. Se sei giovane nella fede, non te muove, rimani nella tua chiesa, c'hai un pastore, cresci piano piano, perché devi essere in grado di rimanere fermo e di non essere sballottato da qualsiasi vento di dottrina. Questo è scritto nell'Epistola agli Ebrei. Benissimo. Ora, che succede? Che quando loro, gli ebrei, dicono i grandi rabbini, che quando gli ebrei sono fuoriusciti da Babilonia, dopo i 70 anni di cattività, che la prima parte l'hanno fatta in Babilonia e la seconda parte in Persia, non sono stati mai più gli stessi. Non sono stati mai più quel popolo fedele. Già non lo erano prima, perché lo vediamo nella storia biblica. Ma poi dopo hanno completamente perso la loro identità. In particolare, proprio sul fatto di questa dottrina della predestinazione. Vogliamo notare che in Babilonia c'erano molte dottrine impostate sulla facoltà della deità, o delle deità, perché ne avevano molte, di fissare i destini in modo tassativo. Prima su tutte, sì, di queste dottrine, c'era il dio Enlil. A tale funzione sono collegate le tavole del destino di Tutmantarra, che di regola sono in possesso, secondo loro, del dio Enlil. Anche nell'antico Egitto, questa forma di pensiero, nell'antico antico Egitto, non trovò mai spazio in quello molto antico, se non in tempo tardio, ma secondario, comunque rimase sempre secondario. Di seguito cito le parole del professor Aldo De Magris, o Aldo Magris, o Aldo Magris, come si dica, il quale scrive: in Egitto il tema dell'ordine cosmico e del ruolo del sovrano non hanno trovato una forma di espressione nel destino, che di conseguenza, nell'ambito dell'essenza individuale, il termine egizio è Shai o Sai, che in ordine significa comando o decreto, oltre ad essere il nome di una divinità minore, qui è il professore che sta scrivendo, rappresentata come un uomo in abbigliamento principesco o come mattone da parto con una testa maschile. Il riferimento preferenziale di Shai è infatti con la nascita degli esseri umani, ai quali gli assegna la sorte di vita quando vengono al mondo. Questo però in tarda epoca. Per questo è sempre in secondo ordine.
Per questo è spesso accompagnato da tre dee della maternità, Mesh Enet, Renenutet e Sepset, a differenza del Mamtar sumerico, Shai è prevalentemente visto come una divinità benefica. La rappresentazione fu conservata, ma al tempo stesso fagocitata dalla religione, subordinandola a più potenti divinità personali in quanto signori del destino. Tihot, il dio scriba, dove il riferimento della scrittura potrebbe far supporre un'influenza mesopotamica. Durante la riforma religiosa di Amenofi IV, detto Akhenaten, lo Shai venne reinterpretato come manifestazione secondaria dell'unico dio Atem. Questo lo scrisse Aldo, professor Aldo Magris, Destino, Provvidenza e Predestinazione. Dico questo perché quando gli ebrei stettero in Egitto, gloria a Dio, non furono influenzati da queste cose, mentre che si stava sviluppando il canone veterotestamentario. Quando invece escono fuori da Babilonia, che ormai il canone veterotestamentario era ormai bello stabilito e mancavano proprio gli ultimissimi libri, gloria a Dio, allora è stato lì che hanno preso, che nell'epoca intertestamentaria che cominciano a prendere piede queste cose, che già si portavano da sé dentro di loro con la cattiveria in Babilonia. Ora, nel primissimo periodo, prima che cominciasse l'epoca intertestamentaria, niente di questo trovò poté attecchire, perché Esdra e Neemia erano terribili. Se voi leggete Esdra e Neemia, erano terribili, addirittura gli fecero mandare indietro le donne straniere, da lì non si passava. E Esdra è stato un grande maestro, un grande scriba, un grande dottore della legge. Come abbiamo visto, cari amici, la predestinazione ha origini molto antiche e ovviamente sono origini pagane, che non c'entrano niente né col mondo giudaico né con tutta la scrittura veterotestamentaria, e quindi prendono piede solamente appunto in epoca intertestamentaria. A un certo punto nasce la Chiesa, gloria a Dio, inizia l'epoca patristica, i primi anni sono chiamati l'epoca patristica. Questa viene collocata dal 100, che è la chiusura del canone neotestamentario, fino al 451. Questa epoca appunto è chiamata l'epoca patristica e da lì cominciano le prime diatribe e le prime posizioni per colpa degli gnostici soprattutto. E già, degli unitariani, degli gnostici, eccetera, eccetera. Troviamo il pensiero dei primi padri della Chiesa, che iniziarono subito a combattere questa posizione fatalista, cioè che un gruppo viene predestinato alla vita eterna e un altro gruppo viene predestinato alle pene eterne, punto, nominalmente. E non c'è niente da fare, pure se tu vuoi fare il bene, non c'è niente da fare, sei stato predestinato all'inferno, alle pene eterne. Benissimo. Giustino Martire, ci troviamo in epoca dal 100 d.C. al 168 circa. Giustino Martire è uno dei padri della Chiesa, il quale si oppose categoricamente a questa dottrina. Giustino Martire scrisse: «Noi non affermiamo che è opera del destino che gli uomini fanno ciò che fanno, o che soffrono quello che soffrono. Piuttosto ogni uomo possiede il libero arbitrio agendo correttamente, ovvero al contrario. Gli stoici non credono in questo, piuttosto sostengono che tutte le cose si concretizzano d'accordo al destino». Qui è Giustino Martire che sta scrivendo. «Invece, come Dio nel principio creò la razza degli angeli e degli uomini con libero arbitrio, essi giustamente soffriranno nel fuoco eterno e nel castigo per qualsiasi peccato abbiano commesso, perché se essi asseriscono che le azioni umane accadono per causa del destino, praticamente stanno dicendo che Dio non è altra cosa che non sia già stata». Non sei d'accordo, non sei d'accordo. Qui c'è il pensiero antico della Chiesa primitiva.
e di come combattevano queste posizioni. Questo l'ha scritto Giustino Martire, The Second Apology, capitolo 7. Benissimo. La Chiesa primitiva lottò molto contro lo gnosticismo, di questo ne abbiamo parlato, mi pare, nel nostro video intitolato La Trinità. Com'era intitolato? Non mi ricordo più niente. Lo vado a cercare, va. Allora, andiamolo un po' a cercare. Vado qua, ho internet aperto, vi do il riferimento. Allora, dove sei? Allora, ecco. Intitolato nel video intitolato Trinitarismo verso unitariani, concili ecumenici, il solo Gesù nella storia. Qui noi abbiamo dimostrato che il pensiero della Trinità, la Trinità è sempre stata predicata e insegnata fin dal 60 dopo Cristo, in piena epoca apostolica, e che non è vero che è nata nel 325 dopo Cristo. Nessuno è riuscito a smontare ancora questo video. Non riescono a smontarli gli unitariani, quelli che seguono Williams, Marius Branham, non riescono a smontarli, dicono solo sciocchezze, credono agli uomini. Gloria a Dio, non è vero che la Trinità non esisteva prima di Nicea. Così come quelli che dicono che quelli che seguono Williams, Marius Branham, no? Prima fanno un video dove dicono sciocchezze e dicono perché i sei candelabri prima di Williams, Marius Branham, e Paolo lo escludiamo, tipo Ireneo, Columba, Martino di Tours, Martin Lutero e John Wesley non furono trinitari. Non è vero, è una blasfema. Noi abbiamo dimostrato, abbiamo fatto il video, che sono tutti trinitari. E quindi prima dicono no, non sono trinitari. Vabbè, bugia, non capiscono niente. Poi si accorgono che hanno detto una sciocchezza, fanno subito un altro video e dicono puntano sull'Apostolo Paolo, vabbè, lì siamo nella Bibbia perché si può dire tutto e il contrario di tutto. E poi sugli altri che sono stati tutti trinitari dicono, partendo dall'ultimo, no, perché Martin Lutero, sì, fanno capire, sì, è stato trinitario. Nel video precedente aveva detto che non era stato trinitario. Dicono è stato trinitario, però sai, loro avevano un altro compito, dovevano fare altre cose. Benissimo. E noi rispondiamo. Benissimo. Quindi tu mi stai dicendo, allora, prima mi hai detto che non erano trinitari, e vabbè. Poi mi fai capire che stai riconoscendo che erano tutti trinitari, ma che avevano un altro compito, che non sei capito bene, perché non sei capito bene quello che hai detto. Però avevano un altro compito, e che quindi erano tutti trinitari, ma non era questo il compito. Quindi tu che vorresti dire? Che le sette epoche della Chiesa, fino al 1960, il Signore ci ha tenuti nella cecità, facendoci credere che c'è una Trinità e che tutti e sei le menorà, questi personaggi sono stati tutti trinitari, che il Signore ci ha tenuto così, e poi all'improvviso nel 1960 arriverebbe sto Williams Marius Brahma, sto fenomeno, sto falso profeta, e ci direbbe no, adesso vi riveliamo finalmente che la Trinità non esiste. Io gli dovevo credere a questo, che tra l'altro ha profetizzato pure che Gesù sarebbe venuto nel suo libro nel 1977. Da questi qua, gli unitariani e Williams Marius Branham, vengono da Marcione, dallo gnosticismo, da tutta questa gente qua. E la Chiesa primitiva lottò contro queste cose. C'è un libro massonico dove vengono denunciate tante cose, molto interessante, si chiama Massoneria Sette Segrete di Epifanius. Questo libro massonico ci dice che parla sulla massoneria, è uno dei libri più famosi al mondo. Non so se addirittura è qui che si trova scritto che ci sarebbe stata una prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, esattamente in quel periodo, che parlano di tante cose, che l'Europa sarebbe stata invasa dai clandestini. Ecco perché alcuni, quando profetizzano, in verità non è profezia ma è complottismo.
In questo libro massonico dice che denuncia che l'ognosticismo è una filosofia intrecciata con l'ebraismo, la quale a sua volta aveva un fondamento ancora più antico, proveniente dalle formule, apparentemente filosofiche dell'Egitto e dell'Iran. L'affermazione ben fondata è data la scoperta relativamente recente avvenuta in Egitto a Haq Hamadi, nelle vicinanze di Luxor negli anni 50, in una biblioteca gnostica di lingua copta. Viene asserito con forza che lo gnosticismo è un movimento luciferino perfettamente anticristo. Qui è la massoneria che sta dicendo queste cose. Viene sottolineato con enfasi che il caposcuola, testuale, dello gnosticismo quale movimento contro la Chiesa fu niente meno che Simon Mago. Ve lo ricordate, Fatti degli Apostoli, capitolo 8, i versi che vanno dal 9 al 24? Simon Mago il Samaritano, creatore di una teologia iniziatica, di una scuola sotterranea, così lo definiscono in questo libro massonico, che si perpetuò per oltre 3 secoli. La sua teologia traeva origine dalla Sacra Scrittura della Sinagoga, dai primi testi della nascente Chiesa e delle posizioni filosofiche di Platone e di Filone. Ora si capisce però la posizione drastica di Pietro, che praticamente lo mandò in perdizione, perché Pietro stava vivendo il momento e sapeva bene chi era questo, e lo mandò in perdizione. In poche parole, questo qui, sto Simon Mago, perseguiva un intellettualismo che si integrava con la magia e con la contemplazione mistica. Qui è la massoneria a denunciare questo Simon Mago, a dirci chi è e a dirci che era perfettamente coinvolto con lo gnosticismo, che c'è tutta l'escalation fino a Marcione. E gli unitariani e i Winias Marius Branham vengono da qui. Senza entrare più in profondità su questa faccenda, che è sulla, però è bene che io vi tracci la scaletta, appunto, come dire, dallo gnosticismo fino a Simon Mago, fino a Marcione. Il primo fu Menandro, il secondo fu Saturnino e Basilide. Poi ci fu Carpocrate, poi ci fu Valentino, il quale sbarcò a Roma e coinvolse niente meno che a Marcione. Ed ecco l'unitarianesimo e la sua origine. Che ne pensate? Qui è a denunciare questo la stessa massoneria. La massoneria ci dice, confessa, questo che ha scritto sto libro che non ci ha messo la firma perché se lo prendevano gli tagliavano la testa, denuncia la massoneria stessa che lo gnosticismo fu un pericolo mortale per la Chiesa primitiva, questo lo dicono loro, il quale non si accontentava di diffondere eresie, accaparrarsi più discepoli possibili, era il loro scopo, e pretendeva sostituirsi completamente, e per farlo non esitò nell'introdurre falsi Vangeli, tra cui si volle avvalere di Marcione, che ci provò, perché volle togliere tutti quanti i Vangeli, lasciò una parte di Luca e qualche parte del Nuovo Testamento, tolse tutto quanto l'Antico Testamento. Però ho commesso un errore, perché ho detto che voleva fare discepoli. No, loro più che altro non volevano fare discepoli, piuttosto volevano sostituirsi semplicemente con questi falsi libri, quindi agendo subdolamente dal di fuori. Ecco qui che i concili, i primi concili, in particolare i primi 4 concili,
non furono demoniaci, perché fu e qui sono loro a dirlo, loro dicono che grazie ai concili ecumenici fu stabilito ulteriormente il canone, perché il canone biblico fu stabilito lì, i 27 libri del Nuovo Testamento furono stabiliti in questi concili, e quindi grazie a questi concili che noi abbiamo i 27 libri neotestamentari. E quindi quando qualcuno dice che questi furono del diavolo, che da lì nasce la Trinità, grazie a quei concili furono accettati i 27 libri neotestamentari canonici. Quindi queste persone non sanno neanche quello che stanno dicendo. Poi loro dicono sempre che questi concili fermarono l'introduzione anche dei falsi Vangeli, per appunto approvando quelli canonici. E la fonte che viene riportata, in questo libro che parla della massoneria e di tutto quanto, è Jean Vaquier, erudito studioso del fenomeno gnostico, di massonerie e sette segrete. Poi prosegue fino ad arrivare a Mani, o Manesse, autore dell'opera Manicheismo, da dove veniva niente meno che il gran Agostino di Ippona e la sua predestinazione fatalista. Che ne pensate? Siamo in storia. Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Siamo in storia. Stiamo dando, come dire, quello che è successo nel passato. E penso che sia importante conoscere queste cose per chi è interessato. Chi non è interessato può passare alla seconda parte, dove si tratterà solo la parte dottrinale, e chi non vuole proprio saperne niente, beh, è giusto, ognuno sceglie il video che si vuole vedere. Ci mancherebbe, gloria a Dio. Noi stiamo documentando tutto. È interessante per chi gli interessa. La Chiesa primitiva ebbe a combattere arduamente lo gnosticismo. Vabbè, uno su tutti fu l'Apostolo Giovanni, quando scrisse la sua prima epistola, da non confondersi con il Vangelo, che combatté contro lo gnosticismo, contro gli unitariani, e diceva che chi non ha il padre non ha il figlio, quindi stava predicando la Trinità, perché oggi, non potendo dire gli unitariani o quelli di William Marius Branham che non c'è Trinità, perché non si può dire non c'è Trinità, siamo pieni di Trinità, il Padre che parla col Figlio, nessuno viene a me se non per mezzo del Padre, il battesimo impartito da Cristo nel nome del Padre, nel Figlio, dello Spirito Santo, presente in tutti i manoscritti antichi originali, non si può dire che non ci sono tre persone, però siccome non si può dire, allora dicono no, ma è una manifestazione, è un modo di dire, eccetera. Insomma, cercano di arrampicarsi sugli specchi. E quindi il primo che combatté Giovanni, l'Apostolo, nella sua prima epistola, quando appunto scrisse chi non ha il padre non ha il figlio, chi non ha il figlio non ha il padre. Che dite? L'Apostolo Giovanni? No, eh? No, lì sono non sono due, sono uno. Ah, ecco, questa non è una contraddizione. Due persone, vide Stefano su nel cielo, Dio e il figlio. No, non sono due, sono uno. Quella non è una contraddizione, no. È tutto regolare. Va bene, andiamo avanti. Giustino Martire. Giustino Martire scrisse nel 160 d.C. Abbiamo imparato, questi gnostici, Marcione, non solo erano, diciamo, contro la Trinità, contro il battesimo nella Trinità, ma erano a favore della predestinazione. Ecco qui che predestinazione e antitrinitarismo sono cugini. State riuscendo a capire il messaggio? Seguiteci. Giustino Martire scrisse nel 160. Abbiamo imparato dai profeti, e lo affermiamo anche noi, che sia i premi che i castighi si misurano in conformità al merito secondo i fatti di ogni individuo. In caso contrario, se tutto accadesse solo per la predestinazione, allora nulla sarebbe il nostro potere.
Perché se un uomo fosse predestinato al bene e l'altro al male, ecco qui la predestinazione nominale combattuta, il primo non meriterebbe l'elogio e il secondo la colpevolezza. Se gli uomini non avessero il potere di evitare il male e di scegliere il bene secondo la propria volontà, non sarebbero responsabili delle loro azioni, siano bene o buone o cattive, perché l'uomo non meriterebbe ricompensa se lui stesso non scegliesse il buono o se fosse stato creato solo per fare il bene. Allo stesso modo, se un uomo fosse malvagio, non ne meriterebbe nessun castigo dal momento che lui stesso non avesse scelto quel male, essendo capace di fare solo quello per il quale è stato creato, appunto, il male. Giustino Martire lo scrisse nel 160 nel suo trattato Prima Apologia, capitolo 43. Che ne dite? Come va? Tutto bene? State bene? Mi fa piacere, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. La Chiesa primitiva si è sempre contraddistinta per una posizione sinergista, già l'abbiamo spiegato il termine, libero arbitrio e collaborazione dell'uomo con Dio. Procacciate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Sant'Ignazio, 35 d.C., 107, epoca apostolica praticamente. Fu terzo vescovo della chiesa di Antiochia, o Antiochia, come si dice, non lo so. Ebbe a scrivere quanto segue. Come persone perfette dovete anche aspirare alle cose perfette. Perché quando voi desiderate fare il bene, anche Dio sarà pronto ad aiutarvi. Clemente di Alessandrio scrisse, pochino più dopo, 195, un uomo che cerca di liberarsi dai suoi desideri peccaminosi da solo non ci riuscirà mai, ma se manifesta affanno e desiderio ardente, ecco qui che noi abbiamo la facoltà di desiderare, di cercare, di invocare, perché Dio ci ha abilitati a tutti quanti. Chiaro che se lui non ci avesse abilitati nessuno sarebbe stato in grado, ma Dio ha reso capaci tutti gli uomini, per questo chiama tutti gli uomini. Quindi, ma se manifesta affanno e desiderio ardente, ci riuscirà per il potere di Dio. Dio collabora con coloro che anelano il suo aiuto. Ma se perdono il desiderio, anche lo Spirito di Dio sarà loro restio. Il professor Grieg R. Ellison, essendo lui stesso un credente calvinista, nel suo libro Storia della Teologia, Introduzione al Cristianesimo, lui stesso ammetterà che la Chiesa primitiva era sinergista. E qui è un calvinista a dirlo. La Chiesa primitiva era sinergista. La Chiesa primitiva non credeva in questa predestinazione fatalista, salvo pochi pazzoidi, tipo gli gnostici, che poi da lì arriva Maccione, quindi siamo con l'unitarianismo, gloria a Dio. E quindi tutta questa roba qua era perfettamente collegata, a quanto pare, con Simon Mago, e la Chiesa primitiva, per quasi la loro totalità, non abbracciava queste cose. Ireneo era contrarissimo anche lui a questa dottrina. Ricordiamo che Ireneo, che viene considerato il secondo candelabro da William Marius Branham, e che William Marius Branham dice, scrive nel suo libro, lui non era trinitario, quindi è un bugiardo, perché Ireneo era trinitario, lo abbiamo dimostrato nel video, e tu ancora vai difendendo William Marius Branham, che profetizzò pure falsità. Lui ha detto non era trinitario, e perché allora ha scritto un miliardo di cose sulla Trinità? Abbiamo fatto il video, vedetelo. Ireneo era discepolo di Policarpo, e Policarpo è stato discepolo dell'apostolo Giovanni, quello che scrisse l'Apocalisse, ne hai mai sentito parlare?
Ireneo era contrario sia agli Esseni che agli Stoici. Per lui Romani 8:29 non era affatto una perdizione senza rischio per lui. Poi sei d'accordo, non sei d'accordo, intanto qui stiamo guardando la parte storica. Oppure salvi sempre salvi, piuttosto salvi e la Chiesa è salva per essere trasformata all'immagine di Cristo. Quindi qui cominciamo a vedere una sorta di predestinazione che ha a che vedere con una unità composta e non nominale. E questo poi lo vedremo dopo. Io, fin prima ancora che conoscessi tutte queste cose, io già vi dicevo o dicevo che quando si legge Romani e parla di una predestinazione, non parla di una predestinazione nominale, come molti confusi dicono, ma parla, casomai, di una predestinazione, di una unità composta, è la Chiesa che è stata predestinata, e non Tizio, Caio e Sempronio. La Chiesa è stata predestinata ad essere salvata. Il mondo rimane nella perdizione, ma chiunque del mondo può entrare in questa predestinazione. Già Ireneo lo fa capire, e Ireneo era discepolo di Policarpo, e Policarpo era discepolo di Giovanni l'Apostolo. Che ne pensate? Poi parleremo anche della dottrina. Non pensate che noi fondiamo la dottrina sulla storia. No, la storia è importante, ma il fondamento è la Bibbia. Però intanto cominciamo a vedere qual era il pensiero biblico dei nostri fratelli di 2000 anni fa. Ireneo scrisse: Dio ha libero arbitrio. E poi aggiunse: e anche noi l'abbiamo. Perché? E beh, perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Mi pare poco. Discepolo di Policarpo, discepolo di Giovanni l'Apostolo. Quindi qui siamo proprio la terza, diciamo, generazione. Dio ha Dio ha preservato la volontà dell'uomo in modo che questa fosse sotto la libera volontà che ogni individuo ha. Così Dio ha determinato in anticipo tutte le cose perché l'uomo giungesse alla perfezione per la sua edificazione e la rivelazione della sua dispensazione, perché la Chiesa fosse modellata all'immagine del suo figliuolo. Ireneo, 177 d.C., contro le eresie, libro 4, sempre il famoso libro 4, dove parla sempre della Trinità. Ireneo parlò molto della Trinità in questo libro 4. Salute. Origine è un pochino più controverso. Nel suo commentario a Romani 8:29 scrisse: non dobbiamo trascurare quello che lui ci ha detto, che ci ha conosciuti in anticipo e ci ha predestinati. Quindi qui cominciamo a vedere che la predestinazione, quando la troviamo, a parte che è una predestinazione di una unità composta, però anche se fosse di una unità nominale, la predestinazione la troviamo in virtù di una preconoscenza. Quindi ci ha conosciuti in anticipo, ci ha predestinati, ci ha conosciuti in anticipo, ci ha predestinati per essere conforme all'immagine di suo figlio, nonostante nessun uomo cattivo può essere conforme all'immagine di suo figlio. Pertanto è ovvio che lui sta parlando unicamente dei buoni, ai quali in anticipo però li ha conosciuti e quindi li ha predestinati ad essere fatti conforme all'immagine di suo figlio. Qui è Origine, che poi Origine diventerà un eretico. Come dire, cominciò bene e finì male. Mi sono sbagliato. Gloria a Dio. Sarà una seduta lunga, mamma mia, ancora quanto ho da dire. Giovanni Crisostomo, 347-407, arcivescovo di Costantinopoli, Romani 8:29. Asserì che la predestinazione, appunto di Romani 8:29, non era affatto per i perduti o salvati, piuttosto riguarda coloro che amano Dio o la Chiesa, perché questa fosse all'immagine di Dio. Ecco qui quello che io ho sempre pensato, prima ancora di conoscere il pensiero di Giovanni Crisostomo, che
parla, Romani 8, 20, parla della Chiesa, parla. E la Chiesa, se tu lo leggi, Romani, poi lo leggeremo nel contesto, perché la Bibbia va letta nel contesto, un verso fuori dal contesto, altro non è che un mero pretesto. Salmo 119 dice che, verso 160 mi pare, che la somma della tua parola è la verità, non un verso fuori dal contesto, che è un mero pretesto. Giovanni Crisostomo scrisse: vediamo che eccellente onore, in quanto l'unigenito era per natura, in questo essi, cioè quelli che amano Dio, si sono convertiti per grazia, e ancora lui, non essendo soddisfatto con la loro chiamata per renderli conformi alla sua stessa immagine, aggiunge che, al fine di essere lui il primogenito, dopo questo torna a menzionare la frase fra molti fratelli: per Dio tutte queste cose furono già determinate da molto tempo. Fin dal principio lui ha rivelato la sua buona volontà in verso di noi. Quindi parla di una preconoscenza, una predeterminazione fondata sulla preconoscenza. Questo lo scrisse Giovanni Crisostomo in Omelia 15 ai Romani 8:29. Giovanni Crisostomo parlò dell'universalità della salvezza nel suo commento a 1 Timoteo 2, versi 2 a 4, scrivendo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e non solo alcuni, come vanno dicendo. Questo lo scrisse in Omelia 7. E aggiunse che bisogna pregare per tutti al fine che tutti possano giungere alla salvezza. Quindi quando alcuni vanno dicendo che, quando nella scrittura si legge tutti, no, ma dice proprio tutti? Sì, dice tutti. No, ma tutti non vuol dire tutti. Ah, non vuol dire tutti. Nella parte dottrinale noi questa falsa posizione la distruggeremo. Ah, non vuol dire tutti. Poi vedrai se non vuol dire tutti. Altro che, giustamente alcuni prendono il vocabolario della lingua italiana, il che va bene, per carità, ma noi lo distruggeremo questa posizione con la stessa Bibbia, senza neanche prendere il vocabolario della lingua italiana, che ci ricorda che tutti vuol dire tutti. Se sei italiano sai che significa tutti. Quindi per la Chiesa primitiva l'unico essere umano predestinato nominalmente, indovinate un po' chi era? C'è stato qualcuno predestinato nominalmente nella parola di Dio? Certo c'è stato. E chi era? Gesù. L'unica predestinazione nominale la troviamo in Cristo. Il resto è una predestinazione di una unità composta della Chiesa. Ireneo scrisse: lui, il figlio di Dio, Gesù Cristo, predestinato con potere secondo lo spirito di santità per la risurrezione d'infra i morti, per essere il primogenito dai morti, così come anche il primogenito di tutta la creazione. Questo lo scrisse contro le eresie, questa volta non nel libro 4, nel libro 3. E ancora scrisse: fino alla venuta della semente predestinata per calpestare la testa. Ireneo, sempre libro 3, contro le eresie. Ecco qui la predestinazione di una unità composta sotto e la predestinazione nominale. La semente è la predestinazione della unità composta, che è la Chiesa, che si sviluppa in base però all'atto compiuto da colui che era stato predestinato nominalmente, Gesù il Cristo, il figliuolo di Dio, il quale ha creato la Chiesa, che è una predestinazione già predestinata ab antico, come unità composta. Chiunque sulla faccia della terra può entrare a far parte di questa meravigliosa predestinazione. Questo era il pensiero della Chiesa primitiva e questo è il discorso biblico. È quello che ha sempre pensato la Chiesa di Gesù Cristo fin dagli albori del cristianesimo. Il dibattito della Chiesa primitiva non era se Dio controllasse tutto. Questo si è sempre saputo, che Dio controllasse tutto, sempre.
Ma il problema era se fosse lui a predeterminare le azioni buone o quelle cattive negli individui. Questo perché, per colpa di alcuni pochi, che sono stati alcuni pochi, che seguivano lo gnosticismo, Marcione, Simon Mago e tutta questa roba qua. Quindi noi vediamo che lo gnosticismo, Marcione, l'antitrinitarismo, la predestinazione sono tutte correlate tra di loro questi movimenti e queste dottrine. E la stessa massoneria nei loro scritti ci dicono anche queste cose. Pensa un po'. Alleluia. Il punto invece non era che lui predeterminasse il male, piuttosto, dicevano loro, non era che lui lo predeterminava, era che lui lo permetteva. Lui non ti predetermina il male in te che tu compi, quello lo scegli tu, ma lui lo permette. Infatti, quando qualcuno fa del male, è perché lui lo vuole fare, non perché Dio te lo fa fare. Alcuni dicono: no, ma Dio non è, Dio è che lascia quelli in perdizione. Non può farlo perché va contro Cristo e contro la parola di Cristo. Il padre non va contro il figlio non va contro il padre, i due non vanno contro lo Spirito Santo, perché è scritto. Che ha detto Dio, ha detto Gesù, Gesù è la parola, ha detto che chi potendo fare il bene non lo fa commette peccato e quindi Dio non va contro questo principio, che è il suo principio, è il principio della parola, è il principio di Cristo. Cristo è la parola e il Padre non va contro la parola e il Figlio che è la parola non va contro il Padre. E i due non vanno contro lo Spirito Santo che è quello che ci compunge di peccato, ci convince che siamo alieni di Cristo, alieni a Dio e che dobbiamo tornare alla verità di Dio e quindi alla parola e quindi non andrà neanche lui contro la parola. Il fondamento è la parola. Poi sopra questo vediamo la storia, i pareri degli altri e tutto quello che ti pare, è tutto buono a chi vuole, a chi non vuole, vabbè, pazienza, ma il fondamento è la parola. La vita eterna è la parola, è la Bibbia, Padre, Figlio e Spirito Santo, i tre sono uno solo, tre persone, un solo Dio. Crisostomo, al suo commento su Fatti 2,23, ebbe a scrivere: a costui consegnato per il determinato consiglio e anticipata conoscenza di Dio. Avete preso perché ora predeterminato che egli avete appresso appreso perché ora predeterminato che egli morisse, nonostante tutto, furono loro gli assassini. Poi sottolinea che Giuda fece quello che fece, ma Dio lo permise. Lo permise. Ecco qui che Dio non costringe nessuno a fare il male, piuttosto lo permette. Il punto era che nella Chiesa primitiva, e questo anche nel giudaismo, è sempre stato presente un concetto che il Dio ha la prescienza assoluta di tutto. Questo nessuno lo mette in dubbio. Dio già sa chi sarà salvato, chi non sarà salvato, già possiede i nomi di tutti, nella sua mente, nella sua onniscienza. Questo è un altro discorso. Qui non si sta discutendo la prescienza di Dio. Qui si sta discutendo che Dio lascia scegliere a ciascuno se essere salvato o se non essere salvato. E Dio chiama tutti, dà la possibilità a tutti, aiuta tutti. E se uno grida a Dio, chiunque tu sia, se tu gridi a Dio, lui ti aiuterà, lui ti manderà lo Spirito Santo ad aiutarti. Ora, la Chiesa primitiva era a conoscenza, così come il giudaismo antico era a conoscenza di questa predestinazione, di questa preconoscenza o prescienza. Giustino Martire scrisse in Apologia 28: perché lui conosce in anticipo i salvati. Clemente di Roma, siamo nel 30 al 100 d.C., epoca apostolica, scrisse: giorno e notte siete stati desiderosi, scusate, per tutta la fratellanza. 1 Pietro 2,17. Al fine che tutti gli eletti di Dio potessero essere salvati con misericordia e una buona coscienza. Ecco qua.
gli eletti di Dio si potessero essere salvati con misericordia e una buona coscienza, in virtù del fatto che Dio già conosce chi sono gli eletti e chi non sono gli eletti, ma chiama sempre tutti. Ireneo, siamo intorno al 130-202, Dio, conoscendo il numero di quelli che non avrebbero creduto, preconoscenza, questa nessuno la mette in dubbio, ciò dal momento che lui conosce in anticipo tutte le cose, li ha consegnati all'incredulità, voltandosi dall'altra parte e lasciandoli nelle tenebre che essi stessi si sono scelti. È qui che agisce la preconoscenza, la prescienza di Dio, ma non va ad annullare il libero arbitrio. Gloria a Dio. Giovanni dice, Ireneo, Giovanni 6,64, asserisce che ve ne sono alcuni di voi i quali non credono, poiché Gesù conosceva fin dal principio chi erano coloro che non avrebbero creduto e chi era colui che lo tradirebbe. Lo conosceva fin dal principio Gesù Cristo. Benedetto il santo nome del Signore. La prescienza divina, la prescienza del Cristo, la prescienza del Padre, la prescienza dello Spirito Santo ha fatto sì che Dio prendesse delle decisioni anticipate. Vedi Esaù, poi parleremo di questo nella parte dottrinale. Addirittura Isaia parla bene di questo, di questa prescienza fin dal ventre materno. Ma poi ci arriviamo piano piano. Andiamo, questo sarà veramente un video impegnativo. Gloria a Dio. Giustino Martire, 100-168, scrive: Dio, desideroso che gli uomini e gli angeli seguissero la sua volontà, li creò nella piena libertà di praticare la giustizia. Che ne pensate? Desideroso che gli uomini e gli angeli seguissero la sua volontà, li creò nella piena libertà di praticare la giustizia. E che Dio li ha creati in modo tale che venissero meno. O magari dopo sono venuti meno loro e allora lui ha fatto sì che un gruppo sì, un gruppo no. Ma stiamo scherzando. Se la parola di Dio, continua a scrivere Giustino Martire, questo l'ha scritto nel suo scritto Dialogo 141, se la parola di Dio predice che alcuni angeli e alcuni uomini saranno castigati, lo fa in virtù del fatto che egli conosce in anticipo i malvagi. Infatti Dio non li ha creati così. Pertanto chi lo desidera può pentirsi e ottenere la misericordia da Dio. Origine l'eretico scrisse anche qualcosa su questo, però adesso non lo voglio leggere Origine. Anche perché Origine a un certo punto si sviò dalla verità e cominciò a predicare la preesistenza dell'anima, che questa già esisteva, eccetera, eccetera. Questa è roba platonica. Se te leggi La Repubblica, sta qui da qualche parte, vabbè. La Repubblica di Platone, vabbè. Se te leggi La Repubblica di Platone, non c'è questo concetto qua, ma non solo nella Repubblica. Gloria a Dio, andiamo avanti. La prescienza di Dio nella Chiesa primitiva era molto ben presente. Infatti il pastore di Erma, che Ireneo considerò, diciamo, un suo scritto canonico, vabbè, questo è vero, falso, non ci interessa, il pastore di Erma ci fa comprendere ulteriormente questa posizione della Chiesa primitiva. Egli insegnò che la predestinazione è fondata sulla preconoscenza di Dio. Clemente di Alessandria, fermo restando che questo non annulla che vi è comunque una predestinazione di una unità composta che è la Chiesa, e questo ci arriviamo poi dopo, man mano, durante l'argomentazione che stiamo trattando. Quindi Clemente di Alessandria insegnò appunto quello che abbiamo detto. Poi sempre Clemente di Alessandria credeva però che la salvezza era per tutti gli esseri umani, come lui stesso disse con queste testuali parole: perché egli è il Salvatore.
non il salvatore di alcuni e di altri no. Egli è il salvatore di tutti, voleva dire. Quindi, come già detto, la Chiesa primitiva vedeva su Esaù e Giacobbe la preconoscenza di Dio. Gloria a Dio. Santo è il nome del Signore. Giovanni Crisostomo, detto anche Giovanni di Antiochia, 344-407, sul commento Dio amò Giacobbe e odiò Esaù, scrisse: allora perché l'uno fu amato e l'altro fu odiato? Perché lui non aspetta, l'uomo sì, per vedere la manifestazione dei fatti di ciò che è buono e ciò che non lo è. Infatti, perfino prima di questi fatti, lui sa chi è cattivo e chi non lo è. Questo lo scrisse Giovanni Crisostomo o Giovanni di Antiochia in Omelia 16 ai Romani. Ecco il pensiero della Chiesa primitiva. La prescienza di Dio e la predestinazione, il pensiero della predestinazione nella Chiesa primitiva e la fusione di questo pensiero nel cristianesimo, chiamiamolo universale, quindi cattolico, apostolico, romano, malinconico, alcolico, filosofico, eccetera, eccetera. Agostino di Ippona. Gloria a Dio, spero stiate bene, tutto a posto. Beh, ci siamo un po' anche, come dire, Agostino di Ippona, no? 354-430, cristianizzò, fusionò questa predestinazione nella Chiesa, la fusionò. E fusionò anche il concetto manicheo di mani, o mani, o manes, dell'essere eletto. Ecco qui il termine elezione, per risaltare il concetto di questa filosofia, inserendola nel credo come dottrina biblica. Agostino fu manicheo, e lo fu per 10 anni, e lo fu nel periodo in cui lui era molto giovane. Quindi assimilò proprio tutto quanto il pensiero manicheo. Quindi Agostino, essendo manicheo, poteva vivere come voleva. Vero è che poi, quando gli fu fatta la proposta che doveva salire di rango nel manicheismo, doveva astenersi a determinate azioni che lui commetteva, però intanto quando viveva come manicheo, Agostino viveva come gli pareva, è stato un grande donnaiolo, insomma, aveva tutti questi problemi, no? Che conosciamo tutti, quelli che abbiamo letto il suo trattato intitolato Le Confessioni di Agostino. Egli fu manicheo per 10 anni e si credeva un eletto come manicheo, perché era questo che predicavano loro, e quindi era un predestinato. E Agostino insegnò la doppia predestinazione. Giovanni Calvino, uno dei grandi di questa dottrina satanica della doppia predestinazione, ammise che la Chiesa primitiva e anche lo stesso Agostino credevano solamente in una predestinazione fondata sulla preconoscenza divina. Quindi Calvino lo confermò, lo confessò. E poi dirà Calvino che lo stesso Agostino, che ha sempre creduto, ebbe sempre a credere, per quanto riguarda il suo inizio, in questa predestinazione fondata sulla preconoscenza di Dio, dopo Agostino cambiò idea. E te credo. Calvino scrisse: Ambrogio, Origine, Geronimo erano dell'opinione che Dio dispensa la sua grazia fra gli uomini d'accordo a ciò
che egli intravede nel futuro, di come ognuno lo userà legittimamente. Anche io, Giovanni Calvino, affermo che lo stesso Agostino, anche lui per un tempo, ebbe la stessa opinione. Questo lo scrisse Calvino nel suo trattato Istituzione alla religione cristiana. Che ne pensate? Gloria a Dio. Agostino di Ipona all'inizio credeva fermamente nella predestinazione basata appunto su questa preconoscenza. Però poi è successo qualche cosa, che Agostino è ricaduto nel vomito e il concetto manicheo entrò in lui. Agostino cominciò ad abbracciare gli scritti di Platone, tra cui lo scritto La Repubblica, la parte numero 10, perché La Repubblica, se te lo leggi, se credo che c'è pure in italiano, quello che c'ho io ce l'ho in italiano. Quello che c'ho io. Vabbè, comunque, se ti leggi sto scritto di Platone, la parte 10, vedi a un certo punto che Platone, ma non solo in questo scritto, anche in un altro scritto, che adesso proprio non mi ricordo, perché io molte volte improvviso, lui parla proprio di questa predestinazione. E se tu leggi le confessioni di Agostino, c'è un sito, noi qui in Italia abbiamo, diciamo, se così si può dire, il Guinness, che siamo l'unica nazione al mondo che ha tradotto tutti quanti gli scritti di Agostino dalla lingua, diciamo, originale, quindi il latino, in italiano. C'è il sito, che adesso non mi ricordo come si chiama, comunque se lo cerchi lo trovi, te li puoi scaricare tutti e puoi fare le necessarie investigazioni. Quindi nel suo libro Le Confessioni, gloria a Dio, quello c'è in italiano, se tu lo leggi vedrai come Agostino, lui stesso dice che lui fu portato alla lettura di tutta di tutti questi libri filosofici di Platone e di moltissimi altri, e di come lui man mano ha cominciato ad essere imbevuto da questa dottrina, che in parte era manichea, in altra parte ereditò anche da Platone con il suo scritto La Repubblica, perché poi vediamo che la sua posizione è molto simile a tutte queste altre posizioni. E quindi noi più andiamo avanti, più andiamo a scavare, più vediamo che come questa dottrina della predestinazione fatalista o della doppia predestinazione, come altri la chiamano a seconda, è completamente intrecciata con lo gnosticismo, con Marcioni, con l'antitrinitarismo, con la filosofia. Ecco, chi più ne ha più ne metta, cari fratelli e amici. Dio, secondo questi, t'avrebbe predestinato a te alla salvezza e magari a me a essere perduto per sempre. Che poi alcuni dicono no, non è proprio così, tu non stai dicendo le cose bene. No, è così, perché lo stiamo vedendo dalla storia, che poi ci sono tanti altri movimenti, questo non vuol dire niente. È così, e comunque molte persone, molti milioni di persone credono a questa predestinazione fatalista, ed è satanica e diabolica, non è biblica. Agostino si impegnò a confutare tutti quanti gli scritti della Chiesa primitiva e affermare con enfasi che la salvezza e la condanna dipendevano unilateralmente da Dio, quindi nella predestinazione fatalista, e che l'uomo non giocava e non gioca nessun ruolo in tutto ciò, che egli veniva solo predestinato a prescindere dalle sue opere, siano state queste buone o cattive. Quindi era solo l'elezione di Dio che salvava alcuni eletti o predestinati, e gli altri venivano lasciati a se stessi. Secondo questo sincretismo pagano, cristiano, tra virgolette, sincretismo pagano-cristiano, egli insegnò che gli uomini non eletti venivano predestinati alle pene eterne non solo per i loro peccati, ma anche in virtù del peccato originale. Questo è molto chiaro nei suoi scritti, se li leggi. E questo valeva anche per i bambini. Anzi, dirà Agostino, perfino i feti
dovranno andare all'inferno se predestinati all'inferno, perché in loro si trova il peccato originale. E quindi quando un feto muore nella pancia della mamma, se è stato predestinato all'inferno, perché in virtù del peccato originale, questo feto dovrà andare all'inferno. Però, a differenza degli altri, poverino, soffrirà di meno, perché in fondo, è un feto. Alla faccia del cristianesimo. E questo me lo chiamano il più grande scienziato del cristianesimo. Mi dispiace. Te posso dire che è stato un grande professore di retorica. Leggere Agostino, a chi piace leggere in un certo modo, è veramente bello. Leggere la forma grammaticale è un'esperienza bella da fare. Ma per quanto riguarda poi il contenuto, è un'aberrazione. E Agostino era un teologo. Agostino non era un teologo. Agostino era un filosofo, lo volete capire? Agostino era professore di retorica. Lui aveva studiato filosofia. Non era teologo. Lui non è mai stato un teologo. Infatti Gesù ha detto: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me. E perché di loro è il regno di Dio. Il regno di Dio è di loro. Arriva Agostino, pure i feti se ne vanno all'inferno. Sì! Castigo e perdono dei peccati e battesimo dei bambini, libro 1, dal 21 al 30. Lo trovate sul sito Agostino, www.agostino, non mi ricordo, comunque se lo cercate lo trovate. Quindi Agostino non si inventò niente sulla predestinazione, sta roba già esisteva dal 3000 avanti Cristo. Poi arrivò nel tardivo Egitto, ci fu anche in Babilonia e la Grecia antica già nell'Ottocento con Omero, con l'Iliade, la troviamo. Poi i greci conquistano la terra di Canaan, questi a sua volta venivano da Babilonia, già gli avevano fatto il lavaggio del cervello, nascono gli Esseni, i Sadducei, i Farisei e cominciano i primi movimenti dentro il giudaismo con questa predestinazione fatalista. Poi arrivano i cristiani dallo gnosticismo, con poi arriva Marcione, tutto quanto, tutte ste sette, Simon Mago, tutto sto movimento satanico con l'antitrinitarismo e tutto quanto, ci mischiano pure sta predestinazione. Da allora comincia il grande flusso, poi si va a spegnere, arriva Calvino con la riforma e anche Lutero abbracciò sta roba. Gli ridà fuoco, gloria a Dio, col trattato, poi arriva il trattato di Tulip, poi ne parleremo tra un po', e poi arriviamo ai nostri giorni. E ogni tanto qualcuno fa un video e dice: se tu ti chiami così te ne andrai all'inferno, sì. E la gente, sì, gloria a Dio, sì, sono un predestinato, ma state zitto, ma non dire sciocchezze. È importante conoscere la storia. Vabbè, comunque, al di là di questo, come va? Tutto bene? Come ti senti? Tutto a posto? State tutti bene? Qui si sta bene anche, fa caldo, però grazie a Dio sono le 15:50. Bene. Alleluia! Gloria a Dio! Ora, fammi vedere se mi posso evitare qualcosa per farla durare invece che 100 ore, magari solo 50. Allora, Agostino, sì, praticamente qui dico che Gesù ha detto, no, il concetto, se io apro, questo è scritto in Apocalisse, se io apro nessuno chiude e se io chiudo nessuno apre. In questo momento la porta è aperta, la porta della grazia è aperta. E quando leggiamo in Tessalonicesi che si deve manifestare l'apostasia, l'uomo del peccato che si metterà a sedere, lui stesso dirà di essere Dio, eccetera, 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 che tutti circoscrivono lì all'anticristo uomo, lì prima parla dello spirito dell'anticristo, che è quello che nasce dall'apostasia. L'apostasia automaticamente fa nascere l'uomo del peccato, che è quello che dice che io sono Dio,
E quindi dice chi deve essere salvato, chi no, chi è predestinato, chi non è predestinato. Alcuni vanno dicendo: io sono Dio, noi siamo Junior. Tutto questo lo fa l'apostasia. Come disse l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola, verso 2:22, che il cane tornò al suo vomito. E così fece Agostino, tornò al suo vomito. Al vomito manicheo, alla dottrina manichea, alla dottrina di Platone e alla dottrina dei filosofi. Gloria a Dio. Nella sua follia, Agostino cambiò il significato, il senso delle parole della Bibbia, descritte in 1 Timoteo 2:4, dove leggiamo: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, asserendo che la scrittura per tutti intende solo i predestinati, quindi alcuni e non tutti. Ecco perché quelli che predicano la predestinazione tirano fuori questo, e anche Giovanni 3:16, eccetera, eccetera. E dicono: ma tutti vuol dire tutti? Ti stanno ripetendo a campanello quello che ha scritto Agostino, come quelli di Williams Marius Branham. Ripetono esattamente tutto quello che lui ha detto a memoria, dicono: non siamo denominazionali, e tirano tutto fuori dal contesto. Ti dicono tutto, gli altri leggono Ellen G. White e ti dicono tutto quello che lei ha detto a memoria. Insomma, ognuno ha. Tolgono, l'apostasia provoca l'uomo del peccato che si mette a sedere al posto di Dio e dice: io sono Dio, cioè quello che io dico e non quello che dice la Bibbia. Questa è l'apostasia. Questo provoca l'apostasia. Abbiamo fatto un video intitolato La seconda parte del rapimento della Chiesa prima della grande tribolazione, dove dimostriamo che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Vi invitiamo a vederlo. Potremmo dire tante altre cose su Agostino. Vogliamo fermarci. Basta con Agostino. Fra i tanti vescovi che si opposero alla dottrina gnostica di Agostino, alcuni dei principali sono: dottrina gnostica, predestinazione e antitrinitarismo, dottrina gnostica, predestinazione, antitrinitarismo, Williams Marius Branham, dottrina gnostica, gnosticismo, Simon Mago, la stessa massoneria ce lo dice, pensa un po'. Quindi, fra gli oppositori a questa dottrina, nel 386-455 abbiamo Giuliano di Eclano, Eclano, Avellino, Campania. Salute alla Campania, salute ai napoletani. Ogni tanto mi scrivono i napoletani, specialmente saluto al mio caro amico che ogni tanto ci sentiamo, non faccio nomi per la privacy, già mi ha capito, figlio del pastore. Senza fare nomi, anche perché non mi ha autorizzato a fare nomi, quindi non faccio nomi. Un caro saluto, fratello. Alleluia, Dio ti benedica. Salute a tutti i napoletani qui da Roma, noi siamo vicini di casa. Alleluia. Forti napoletani, sono troppo forti, simpaticissimi. Che Dio vi benedica, ci avete una bella opera a Napoli, anche se c'è tanto antitrinitarismo a Napoli, mamma mia. Io non lo sapevo. Ma per me ho cose nuove perché non mi sono troppo mai impegnato in questo dell'antitrinitarismo. Ma Giuliano di Eclano, Campania, Avellino, disse: Agostino portò le proprie forme di pensiero manicheo dentro della Chiesa. Egli nega chiaramente l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. 1 Timoteo 2:4. Quindi qui c'è uno dell'epoca, diciamo, a cavallo tra la fine diciamo, dell'epoca patristica, che finisce nel 451, lui è del 386 a 455, quindi proprio lì, dice che Agostino, nel portare avanti la predestinazione, sta portando avanti le idee manichee. Lo dice uno dei padri della Chiesa. Giovanni Cassiano, 360 a 435. Dobrugia, Scozia, attuale Romania, saluto alla Romania. Visto che non ci seguono da Romania, però li salutiamo lo stesso. Gloria a Dio. Ci seguono dall'Ucraina, però.
scrisse: come possiamo immaginare, senza bestemmiare in maniera gravissima, dice: come possiamo immaginare, senza bestemmiare in maniera gravissima, che Dio non voglia salvare tutti gli uomini, e piuttosto solo alcuni invece che tutti? Quelli che periscono, periscono contro la propria volontà. Agostino e Calvino errarono nell'interpretazione di Giovanni 15,16, quando troviamo scritto: voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi. Voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi. Voi chi? Ci troviamo davanti lo stesso passaggio sito in Geremia 1,5. Io ti ho conosciuto prima che ti formassi dal ventre, perché ti ho conosciuto. E avanti che tu uscissi dalla matrice, io ti ho consacrato, io ti ho costituito profeta alle genti. Intanto ci troviamo davanti una preconoscenza. E secondo, ci troviamo davanti una chiamata al ministero, non alla salvezza. Geremia fu chiamato al ministero, non alla salvezza. Profeta, lo dice lo stesso verso. Come vedete, non si tratta di una elezione a salvezza, quanto piuttosto di una chiamata al ministero, come dice chiaramente lo stesso testo, tanto più che Geremia, era nato in una famiglia sacerdotale, voi ricordate chi era il padre Elchia, no? Gloria a Dio, come la casa editrice. Allo stesso modo, Giovanni 15,16, si tratta di una chiamata al ministero, ma dei 12 apostoli, nel suo contesto, non ci hai mai fatto caso? Come ben specifica Luca 6,12, Fatti 1,2, Giovanni 6, verso 70 e 71. Agostino disse che l'uomo è incapace di accettare la salvezza di Dio, e Dio gliela torga solo ad alcuni eletti. Nell'affermare la totale incapacità dell'uomo dell'essere salvato e la sua totale esclusione, nonostante tutto, Agostino ordinava di battezzare i bambini. Anche se andavano all'inferno, sì. Perché? E beh, perché era un folle, no? O magari, come dicono alcuni, era troppo intelligente. Lo vedo. Martin Lutero appoggiò la predestinazione. Martin Lutero è stato tutto un personaggio, e paradossalmente ammise che questa era di origine pagana. A proposito, alcuni dicono: ma voi accettate Martin Lutero, voi venite da Martin Lutero. Gli evangelici non veniamo, caro amico, da Martin Lutero. L'evangelico non viene dalla riforma protestante. Veniamo chiamati protestanti, ma non veniamo da lì. La riforma protestante, te lo voglio ricordare, c'è luteranesimo, Lutero, calvinismo, Calvino, poi c'è anabattismo e anglicanesimo, e poi cattolicesimo. Anche la Chiesa Cattolica si riformò. Sono questi i cinque movimenti. Noi non c'entriamo con nessuno di questi cinque. Gli evangelici non vengono da qui. Esiste il, non mi ricordo come si chiama, lo dico con parole mie, perdonatemi la bestemmia, pre-evangelicalismo, una cosa del genere, dove da lì veniamo noi, ci sono tutti degli studi fatti, e io non ve li posso dare perché non ci capisco niente, ognuno il suo. Anzi, se qualcuno mi dà qualche dritta, qualcosa dove posso attingere, gliene sono grato. Gloria a Dio, mandatemi dei link, delle cose, dei libri, file, quello che ci avete, mandatemi tutto. Grazie, scrivete senza problemi. Ecco, lì veramente non è materia mia. Quello che sì però vi posso dire è che noi non veniamo da questi movimenti, veniamo da dei movimenti prima, ancora prima, e non abbiamo niente a che vedere con tutti questi movimenti, noi. Poi lo vuoi accettare, non lo vuoi accettare, fatti tuoi. Martin Lutero appoggiò questa predestinazione. Per avallarla fece leva su personaggi pagani, tra cui Virgilio, un poeta pagano romano, ma non fece mai leva sull'Antico Testamento. Non entro nello specifico, perché
mi sono un po' stancato e comunque già ho detto molto e comunque voglio andare a chiudere, anche perché mi sono stancato. Calvino disse: tutte le creature sono governate da Dio per il castigo segreto. Vabbè, ma già abbiamo detto tutto, abbiamo detto tanto. Ah no, questo no, e se l'ho messo è perché era importante. No, lo leggo. Senti quello che disse Calvino a proposito di qualcuno che va dicendo che Hitler fu creato da Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Senti da dove viene questo ragionamento diabolico che noi condanniamo. Disse Calvino: tutte le creature sono governate da Dio per il castigo segreto di Dio. Nulla succede senza che lui l'abbia saputo e volontariamente decretato. In poche parole, non solo Hitler, ma tutti i pedofili e coloro che abortiscono, stuprano, torturano omosessuali, idolatri, lo fanno per il volere di Dio, secondo questa posizione, come alcuni predicano. Caro mio, c'è il libero arbitrio. Dio crea le poltrone, mo te insegno una cosa. Scusate il termine insegno e provocatorio, indirizzato solo ad alcuni. Dio non ha creato la persona per metterla lì in quel determinato punto, fermo restando che lui può fare determinate scelte, ma comunque rimane libero arbitrio. Ma quello che si ha creato Dio in modo categorico sono i troni, le poltrone, le autorità. Dio ha creato la poltrona. Poi l'uomo, tramite le votazioni, tramite quello che lui sceglie, l'umanità in generale, su quella poltrona ci può mettere un bravo cristiano o ci può anche mettere un grande empio come Hitler. Dio l'ha permesso, sì, l'ha permesso. Però poi che ha fatto Dio? Che fine gli ha fatto fare? Sia a Hitler che a tutta la sua banda, come sono morti? Perché quelli avevano ammassato, ma vi rendete conto che portavano quei bambini di 5 anni? Hai visto il film Perlasca? Io ricordo quando tanti anni fa morì Perlasca, che ne parlarono i nostri telegiornali, i mass media. Io mi comprai il libro e me lo lessi, vidi anche il film Perlasca, non credo sia completo in italiano, l'ho visto in lingua straniera, è molto bello, un bel film. Come portavano file di bambini di 5, 6, 7 anni, fili di bambini, e sti soldati con i mitra puntando delle creature. Ma questi sono dei pazzi. Commettevano omicidio. Hanno ammassato milioni di ebrei. Perché ebrei? Perché bambini, donne incinta, donne, vecchi. Ma stai scherzando? Ma di che stiamo a parlare? Teodoro di Beza portò avanti gli insegnamenti di Calvino e anche altri, gloria a Dio, e poi in tutto questo, in quell'epoca lì, abbiamo detto che ci furono anche gli anabattisti si opposero categoricamente a questa dottrina. Quindi il primo non fu Arminio nel 1560, furono gli anabattisti, erano anche trinitari. Benedetto è il santo nome del Signore. Io l'ho studiata la storia degli anabattisti. Non è che mi ricordo un granché, però l'ho studiata, gloria a Dio, qualche anno fa. E loro fecero una confessione chiamata Waterland nel 1577-1610, dove dissero che Dio castiga gli esseri umani non perché li abbia predestinati all'inferno. Bene. I battisti rifiutarono la predestinazione fatalista e manichea. John Smith, fondatore della Chiesa Battista, disse che tutti gli uomini sono capaci e liberi di credere ed essere salvati, e in quell'epoca
nel 1618-1619 tutti quanti i principali calvinisti si riunirono insieme e formularono il Tulip. Da lì nasce la, diciamo, la canonizzazione della predestinazione fatalista che vanno predicando questi. Tulip sta per totale depravazione, elezione condizionata, espressione limitata, grazia irresistibile, perseveranza dei santi e basta. È qui che formalmente nasce il calvinismo come religione ufficiale nel sinodo di Dort 1618-1619. John Wesley, 1703-1791, fondatore del metodismo, condanna, denuncia questa posizione, questa predestinazione manichea e dice che la dottrina della predestinazione assoluta porta direttamente alle porte della morte. Ci potrebbe essere altro da dire? Basta. Fino a qua. Quanto detto è più che sufficiente. Abbiamo dato un fondamento storico, gloria a Dio. Abbiamo dato un fondamento storico a questa dottrina fatalista, maledetta, non biblica, perché la predestinazione biblica è ben altra. La predestinazione biblica è che Dio ha predestinato una unità composta che è la Chiesa, e chiunque può fare parte di questa predestinazione, gloria a Dio. Ebbene, cari amici, adesso passiamo alla seconda parte del video, dove parleremo appunto della parte dottrinale, che è quella che ci interessa molto a noi. E quindi vi invitiamo a seguirci. Dio ti benedica. Bene, cari amici, in questa seconda parte vogliamo iniziare a trattare ciò che riguarda la dottrina, gloria a Dio. In particolare vogliamo lavorare sul libro ai Romani e il riferimento principale che utilizzeremo è il capitolo 9. Ora però, cosa succede con il libro dei Romani, in particolare per quello che riguarda il capitolo 9, quando appunto si parlerà, l'apostolo Paolo parlerà sia di Esaù che di Giacobbe, che normalmente l'errore più grave che il lettore fa è quello di prendere il passo in maniera isolata, e noi l'abbiamo già detto che un verso fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Pertanto noi vogliamo far vedere all'ascoltatore qual è il discorso generale dell'Epistola ai Romani. E per vedere questo dobbiamo esaminare l'Epistola alla luce di tutto il contesto che parte dal primo capitolo fino all'ultimo capitolo, che sono 16 capitoli. Benedetto il santo nome del Signore. E allora, solo allora possiamo vedere quello che l'apostolo Paolo ci sta dicendo nel capitolo numero 9. Benissimo. Detto questo, vogliamo ricordare che praticamente l'Epistola ai Romani è un discorso dove l'apostolo Paolo sta presentando due realtà. Due realtà. Allora, se noi andiamo in Romani 1:1, Romani 1:1, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Romani, eccolo, Romani 1:1, santo sei. Dice che Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, il quale egli aveva innanzi promesso ai suoi profeti nelle sante scritture. E quindi qui vediamo che l'apostolo fu appartato per l'Evangelo innanzi promesso. Quindi noi vediamo
che qui c'è una preconoscenza di Dio, c'è un disegno di Dio, e che questo disegno di Dio è stato portato avanti in virtù di una preconoscenza. Questa cosa qua era ben fortemente radicata nel pensiero giudaico antico, cioè che Dio ha sempre conosciuto tutto prima. Ecco perché il Signore dirà, tramite il profeta Isaia, quale Dio mai vi annuncia le cose prima che queste avvengono? Quale Dio mai fa queste cose che migliaia di anni prima, non come fanno alcuni pseudo profeti che fanno le profezie a distanza di qualche decada? Quello lo possono fare tutti, benedetto il santo nome del Signore, ma quando si fanno le profezie a distanza di migliaia di anni, è quella prerogativa di Dio. E poi la Bibbia ha decine di migliaia di profezie. Quindi, ora, dice Romani 1, verso 6, fra le quali siete ancora voi chiamati da Gesù Cristo. E quindi lui ci ha chiamati? Ci ha chiamati chi? A chi ha chiamato? Tizio, Sembronio, Caio, chiamati chi? Chi è chiamato? Cosa sta presentando qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo sta rappresentando due realtà sta rappresentando. E adesso ci arriviamo. Benedetto è il santo nome del Signore. Nel verso 21 dice, sempre del capitolo 1, verso 21, dice: perciò che avendo conosciuto il Dio, non però lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, anzi sono invaniti nei loro ragionamenti. Perciò, dice nel verso 24, ancora Dio li ha abbandonati a bruttura nelle concupiscenze dei loro cuori. Quindi qui noi vediamo, adesso siamo un po' piano piano ci arriviamo, stiamo vedendo che Dio abbandona chi abbandona chi non ne vuol saper nulla di Dio, e allora automaticamente Dio li abbandona, siccome loro hanno fatto questo, allora Dio li ha abbandonati, ma non è in virtù di una predestinazione, come ci vorrebbero far capire alcuni, che questi sarebbero stati abbandonati in virtù di una predestinazione, una elezione, che Dio avrebbe eletto alcuni alle pene eterne. No, in virtù del peccato, della loro scelta. Benedetto è il santo nome del Signore. E infatti, a conferma di questo, nel verso 28 è scritto, sempre del capitolo 1 dei Romani: siccome non hanno fatta stima di riconoscere Dio, così li ha il Dio abbandonati ad una mente reproba da far le cose che non si convengono, essendo ripieni di ogni ingiustizia e di malvagità. Benedetto è il santo nome del Signore. Verso 32 dice: i quali, avendo riconosciuto il diritto di Dio, che cotali che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma ancora acconsentono a coloro che le fanno. Benedetto è il santo nome del Signore. Nel capitolo 2, del verso 4, dice il Signore: ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità e della sua pazienza, dell'essere lento ad adirarsi, non conoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento. Dio vuole sempre che tu vai al ravvedimento. Ecco qui che troviamo due unità, una parte che va verso Dio e una parte che va fuori, lontano da Dio. Sono due unità che non hanno nulla a che vedere col nominale, ma sono due vie, due strade, coloro che vanno verso il male, coloro che vanno verso la salvezza. Qui non c'è nominale, qui c'è una unità composta, ma questo piano piano lo vedremo. È scritto nel verso 11 del capitolo 2 che per Dio non vi è riguardo di persone.
presso Dio non vi è riguardo di persone. Per lui tutte le persone sono uguali e tutte le persone vogliono essere salvate per Dio, vogliono essere salvate da Dio, ma lui lascia la libertà. È scritto in Romani 2,12 che chi avrà peccato senza la legge sarà giudicato senza la legge. Quindi noi abbiamo due tipologie di persone, quelli che hanno la legge e quelli che non hanno la legge. Sono due categorie, sono due tipi di persone, sono due popoli, se così li vogliamo chiamare. Quelli che hanno la legge e quelli che non hanno la legge. Ognuno sarà giudicato. Chi con la legge sarà giudicato dalla legge. Chi senza legge sarà giudicato dalla legge. Ma non c'è niente di nominale, come vuole assalire la predestinazione. E quindi nel verso 2, nel capitolo 2, verso 14 e 16, dice: i gentili che non hanno legge fanno le cose della legge saranno giustificati. Sta parlando dei gentili e degli ebrei. Sta parlando di due popoli, come Romani capitolo 9 parla di due popoli, non è una predestinazione nominale, vedilo nell'insieme. L'apostolo Paolo sta rappresentando due situazioni, due popoli, due progenie. In Romani 3 verso 9-10 dice che tutti sono sotto peccato e non v'è nessun giusto e che nessuno ricerca Dio. E qui dice giudei e greci. In questo capitolo parla e dei greci e dei giudei, e racchiude tutti sotto peccato, tutti, e i giudei e i greci, e i giudei e i greci. Parla di due sementi, di due progenie, di due popoli. Sta parlando di due unità composte, ognuna fa parte a una unità composta. Questo è di vitale importanza. Parla della progenie di Abramo, Romani 4:13, 4:16, 4:18, 9:7, 9:8, 11:1, non è nominale, si tratta di una unità composta. Il Signore in Romani 4:17 chiama alla fine del verso, dice: chiama le cose che non sono come se fossero. Qui intende una prescienza. In virtù di questa prescienza lui comincia a chiamare, a costituire popoli. Parla di popoli, parla di sementi. Adesso ci arriviamo, lo so che ancora non è chiaro, ci vuole tempo. Benedetto è il santo nome del Signore. Santo, santo, santo. Ora. In Romani, tornando indietro, Romani 1:14 dice: io sono debitore ai greci e ai barbari. Romani 1:14. Io sono debitore ai greci e ai barbari. Parla di due unità composte, due unità composte. Non sta facendo o dicendo nulla di nominale. Romani 1:16 Paolo specifica che l'Evangelo è prima per il giudeo e dopo per il greco. Parla di due popoli, di due situazioni, e non di qualcosa di nominale. Benedetto il santo nome del Signore. In Romani 2 rettifica che l'Evangelo è stato annunciato prima al giudeo e lo dice ben tre volte. Santo è il nome del Signore. In Romani 3:23 dice, ribadisce che tutti gli uomini hanno peccato. E in Romani 3:19 dice che tutto il mondo è sottoposto a giudizio. Tutto. Quindi prima parla di giudei e di greci. E poi dice che tutti sono sotto, tutti sono sotto il peccato. Tutti sono sotto condanna. In Romani 3:23 dice che tutti hanno peccato. Tutti.
E Romani 3:24 dice: ma saranno gratuitamente giustificati. Chi? Poc'anzi cosa abbiamo letto? Tutti hanno peccato, e poi subito dopo dice: ma saranno gratuitamente giustificati. Chi? Tutti. Non dice alcuni. Alleluia. Verso 25 parla di colui che è stato innanzi ordinato. Qui è nominale. Se noi andiamo, Romani 3:25, il quale Dio ha innanzi ordinato per il purgamento col suo sangue mediante la fede, per mostrare la sua giustizia per la remissione dei peccati. Quindi si va da qualcosa di universale, di una unità composta, a una unità nominale, ma l'unità nominale è per il Cristo. Te lo leggo piano. Cominciamo dal verso 19. La parte finale del verso 19 dice: tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio. Verso 23: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E poi dice: essendo gratuitamente tutti giustificati per la grazia di esso, tutti per la grazia di esso, per la redenzione che è in Cristo Gesù, ecco il nome, il quale Dio ha innanzi ordinato. Qui è nominale, perché solo lui è, rientra in quella predestinazione nominale del Salvatore, ma gli altri che sono sotto il Salvatore, tutti hanno peccato, ma sono giustificati gratuitamente per lui, il nome, perché c'è un solo nome per il quale possiamo essere salvati. Giovanni 4, Fatti degli Apostoli 4:12, benedetto è il santo nome del Signore. Santo, santo, santo. In Romani 3:29, gloria a Dio, riprende il discorso che sta descrivendo le verità evangeliche, sia ai giudei che a greci. Vedilo nel contesto, vedi il capitolo 4, in particolare il verso 9, sta parlando di due unità composte. Sta parlando di greci, sta parlando di ebrei, quindi di giudei, sta parlando di tutto il mondo, sta parlando che tutti sono venuti meno e che sono gratuitamente giustificati per il nome. Capitolo 5 definisce i parametri fra la grazia, il peccato e la legge. Due situazioni: la grazia, il peccato, la legge. La grazia, due situazioni, non c'è niente di nominale. È questa l'essenza dell'epistola ai Romani, ma è mai possibile che non si capisce? Capitolo 6 stabilisce la parentela fra la grazia e la santità. La grazia non ha mai annullato la santità, anzi, i due non sono separati, al contrario. Capitolo 7 descrive la giustizia dell'uomo, praticamente nulla. Vedi Isaia 64:7. Il capitolo 7 va collegato col capitolo 9:10-11, e non so se pure col capitolo 3, ho dimenticato, ma adesso. Capitolo 8 descrive la libertà del credente, che è libero della condanna in Cristo Gesù, che è libero di camminare in santità e di ottenere il merito della vita eterna in Cristo Gesù, che è colui che come uomo ha crocifisso il peccato presente in noi. E quindi il credente ha questa libertà, e è la Chiesa che crede, e di nominale non c'è niente. Ancora il capitolo 8 dice che anche il mondo è stato sottoposto a vanità e aspetta la sua liberazione. Il mondo. Capitolo 8 dice che i santi potenziati dallo Spirito Santo allora fanno la sua volontà. E sempre nel capitolo 8 dice che in Cristo abbiamo tutto, e nessuna potestà né satanica né di questo mondo ci potrà mai separare da lui. Noi abbiamo questo, in Cristo abbiamo
abbiamo questa vittoria, ovvero che nessuna potestà, né satanica né di questo mondo, ci potrà mai separare da Lui. Abbiamo chi? La Chiesa. Lì non è Tizio, Caio, Sempronio, è la Chiesa. Tutti possono entrare in questa Chiesa, in questa chiamata. Tutti. Alleluia. Parla della Chiesa, parla di una unità composta. E poi si arriva al capitolo 9, dove parla di Israele. E dicono poi che Israele dice che Israele, non tutti sono figli di Israele, allo stesso modo è per la Chiesa, non tutti sono figli di Dio. Vedi Giovanni 1:2, Romani 8:14. Ora però attenzione, perché i figli vengono definiti o vengono chiamati la progenie. La progenie, Romani 9:7, Romani 11:1 e Romani 9 anche verso 8, 7 e 8. E Romani 11:1 e 2 viene specificato che fu innanzi conosciuta. Quindi abbiamo la preconoscenza di Dio, abbiamo il fatto che sta parlando di due unità, Israele e i greci, i giudei e i greci, quindi i gentili e gli ebrei, e che come tutti hanno peccato, tutti sono stati chiamati a entrare nella salvezza di Cristo. Sta parlando di una progenie, e quindi quando parla di progenie automaticamente ci riporta a Genesi 3:15, quando parla delle due progenie, la progenie della donna e la progenie del serpente. Sono due unità composte, non è qualcosa di nominale come ci vogliono far credere quando ci leggono Romani 9:11-13, che dice Romani 9:11-13. Lo vado a cercare. Eccolo qua. Perciò che, non essendo ancora nati i figlioli, e non avendo fatto bene o male alcuno, a ciò che il proponimento di Dio secondo l'elezione dimorasse fermo, non per le opere, ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, secondo che egli è scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Vogliamo vedere un attimino? Fu discepolo del vescovo di Smirne, Ireneo. Ireneo spiegò Romani 11:13 nel seguente modo: che l'elezione fra i due neonati non si riferiva alla salvezza, piuttosto alla scelta di due popoli, uno per il servizio e l'altro libero. Egli scrisse: perché nell'Epistola ai Romani l'Apostolo dichiara, quando Rebecca concepì da Isacco nostro padre, essa ricevette la risposta della parola affinché il proposito di Dio, conforme all'elezione, restasse fermo, non per le opere, piuttosto per colui che chiama, il quale le disse: due nazioni sono nel tuo seno, i due popoli saranno divisi, fil dan grembo materno, un popolo sarà più forte dell'altro popolo, il maggiore servirà al minore. Romani 9:11-13, che a sua volta si rifà a Genesi 25:23, dei quali è evidente che, oltre alle profezie per i patriarchi, i bambini che Rebecca diede alla luce erano una predizione delle due nazioni, delle quali una doveva diventare la più grande mentre l'altra la più piccola, e che una doveva servire mentre l'altra essere libera, ma allo stesso tempo entrambe da uno stesso padre. Il nostro Dio è uno ed è lo stesso Dio loro, il quale conosce le cose nascoste e tutte le cose prima che queste avvengano. Ed è per questa ragione che egli disse a Giacobbe: ho amato, e Esaù ho odiato. Ireneo contro le eresie, capitolo 4. Quindi, Dio in tutta la sua parola è sempre, come già detto, si è sempre contraddistinto per le profezie, quindi per prevedere il futuro. Come già detto, Isaia ha parlato molto di questo. Vedi Isaia capitolo 44, versi 7 e 8, che come Dio proclama l'avvenire,
fin da quando fa questo a Bantico, che nessuno è come lui. Ancora è scritto in moltissime altre parti che Dio ha fatto questo. Uno su tutti si trova in Isaia 48:8. A proposito di Giacobbe, di Esaù, che io ho scelto Giacobbe e ho disdegnato, ho odiato Esaù. Se tu vai in Isaia 48, verso 8, c'è scritto questo: no, tu non ne hai udito nulla, non ne hai saputo nulla, nulla in passato te ne è mai venuto alle orecchie, perché sapevo che ti saresti comportato perfidamente e che ti chiami ribelle fin dal seno materno. Dio, ecco qui la preconoscenza di Dio. Dio già sa le cose prima che queste avvengano. E nonostante tutto non si tratta di un'elezione nominale, ma di due popoli, come è scritto in Genesi 25:24. L'elezione di Giacobbe, a discapito appunto di quella di Esaù, che, come già detto, non ha nulla a che vedere, secondo alcune posizioni, con la salvezza, dipende da questa preconoscenza divina. Comunque, questo è quello che credevano alcuni, che alcuni patriarchi, che non aveva nulla a che vedere con la salvezza. Ma adesso, al di là di questo, che comunque anche se avesse e anche se ha a che vedere con la salvezza, comunque non è una, come dire, una scelta su un fatto, che praticamente lui sta chiamando una persona nominalmente, perché lì si tratta di un popolo, sta parlando di un popolo e di una progenie. Poi pian pianino lo vedremo ancora meglio. Giovanni Crisostomo, nella sua Omelia 16, 347-407, lo interpretò come la preconoscenza di Dio e disse che anche se Romani 9:11-13 non si riferisce alla salvezza, ma a due popoli, uno al servizio e l'altro alla libertà, che gli ebrei erano stati predestinati alla libertà e i gentili al servizio. Questo dimostra che esiste il libero arbitrio, perché gli ebrei presero ciò per cui erano stati predestinati e divennero servi, e i gentili ottennero la libertà. Infatti l'Evangelo è prima per il giudeo e poi per i gentili. Romani 9 parla tutto di Israele. Romani 9, Romani 10 e Romani 11 parla tutto di Israele, che fu scelto fra questi, anche se poi loro vennero meno. Ma Israele, ho scelto Giacobbe e ho disegnato Esaù, parla della scelta di un popolo per il quale poi, attraverso questo popolo, sarebbe giunto il Messia. E quindi questo popolo fu scelto come il canale, come la progenie. Romani 9:11-13, come la progenie. Il restante delle nazioni, perché abbiamo visto che ci sono due popoli, i gentili e i greci, il restante delle nazioni sarebbero potuti entrare in questo lignaggio, in questa progenie, che è la progenie della donna, che si concretizza in Cristo Gesù, e tutti sarebbero potuti entrare in questo nome, nel nome, in virtù di questa preconoscenza, come è scritto in Isaia 48, che Dio t'ha conosciuto che eri ribelle fin dal grembo materno. In virtù di questa preconoscenza, Dio odia Esaù perché era un ribelle, poi lo vedremo, e chiama Giacobbe, che a sua volta lo chiama per grazia, perché pure lui era il soppiantatore, ma questa è un'altra storia, e allora lo chiama affinché fosse il depositario di questa progenie, della quale sarebbe uscito il Cristo. Lì non c'è niente di nominale, caro amico che ascolti, di nominale lì non sta dicendo perché tu ti chiami Mario e allora sei stato predestinato ad andartene all'inferno. Non dice questo la scrittura, non insegna questo la scrittura. Questa è roba manichea, è roba che viene da Babilonia,
è roba che viene dallo gnosticismo ed è strettamente imparentata con l'antitrinitarismo. A conferma di questo, Isaia 11,14 parla di Edom e dice che Edom l'avrebbe servito perché ha odiato. Vedi Ebrei 12,16, e lo andiamo a cercare, Ebrei 12,16 dice che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, il quale per una vivanda vendette la sua ragione di primogenitura. Dio, antevedendo questo, come scritto in Isaia 48 verso 8, che io ti ho chiamato e seppi che eri prevaricatore fin dal ventre, prevedendo questo, l'ha odiato in questo senso qua, e ha fatto sì che il lignaggio, il seme della donna, non passasse attraverso di lui, pur essendo esso il primogenito, ma passasse attraverso Giacobbe. Verso 17, parlando di Esaù, perché voi sapete che anche poi Esaù, volendo ereditare la benedizione, fu riprovato, perciò che non trovò luogo a pentimento, benché la richiedesse con lacrime. Esaù, chi era Esaù? Vi ricordate la storia? Esaù è Edom. Edom. Si trova, c'è il Giordano, Cisgiordania e Giordania, ok? Edom si trova dalla parte destra. Ricordate nel 586? Nel 586, questo è scritto in Abdia 1:6 e anche 5, è scritto che quando il primo tempio di Gerusalemme, il tempio fatto da Salomone, fu distrutto da Nabucodonosor tramite il suo generale Nebuzaradanne, a un certo punto i giudei si rifugiarono in Edom, che è Esaù. Due nazioni sono dentro di te, appunto. Uno era Edom, Esaù e Edom. Si rifugiarono in Edom e erano fratelli e li hanno uccisi. Erano dei grandi criminali. Ecco perché il Signore odiò Esaù. Alleluia. Il Signore non è ingiusto. C'è il libero arbitrio. Dio non predestina nessuno. Siamo noi che facciamo il male. E automaticamente raccogliamo poi le promesse di Dio. Le promesse di Dio sono vita eterna, chi fa il bene, chi crede in Cristo, prima di tutto, e poi a chi cammina nel cammino di Cristo, e inferno chi fa il male. Alleluia. A conferma di questo, che non è nominale, se tu leggi Romani 9:11-13, la parola bambini, due fanciulli, nell'originale non c'è. Non c'è, amico mio. La parola fanciulli, la parola bambini negli originali non c'è. Non c'è. Lo vogliamo leggere. Romani 9:11. Perciò che non essendo ancora nati, poi qui la Diodati mette fanciulli in corsivo, significando appunto che non si trova nei originali, non essendo ancora nati e non avendo fatto né male né bene, non dice fanciulli. Io ce li ho gli originali e non c'è fanciulli. Come dire, qui denominale non c'è niente, piccola cosa, eh? Ha fatto male il Diodati a mettercelo. Malachia precisa che sono due nazioni. Santo, santo, santo. Quindi, cari amici in ascolto, Romani 9, verso 11, 12 e 13, parla di due progenie. Infatti, se tu lo leggi in tutto l'insieme, cominciando dal verso 6, e lo vogliamo leggere, tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti coloro che sono Israele sono Israele. E anche perché sono progenie di Abramo, anche perché sono progenie
parla di una progenie di Abramo, non però sono tutti figliuoli, anzi in Isacco ti sarà nominata progenie, seconda volta che dice la parola progenie. Cioè non tutti quelli sono figliuoli della carne, sono figli di Dio, ma i figliuoli della promessa sono reputati per progenie, parla di progenie. Perciò che questa fu la parola della promessa, in questa medesima stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Qui sta parlando di Isacco, sta parlando di Abramo, attraverso i quali Abramo, Isacco e poi finalmente in Giacobbe sarebbe uscito fuori l'unto, e dall'unto la Chiesa. Sta parlando del lignaggio. E non solo Abramo, verso 10, ma ancora Rebecca, avendo concepito di un medesimo, cioè Isacco, nostro padre, udì questo, perciò che non essendo ancora nati figliuoli e non avendo fatto né bene né male, a ciò che il proponimento di Dio secondo l'elezione dimorasse fermo, non per le opere, ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che egli è scritto: io ho amato Giacobbe, quindi e ho odiato Esaù. Parla di un servizio e parla di una progenie, per la quale attraverso questa progenie sarebbe fuoriuscito il Messia di Israele e il Salvatore del mondo. Ancora Romani 1 dice che i quali non camminano secondo la carne. Verso 4 di Romani 8, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Verso 5, distingue quindi i carnali dai spirituali, parla di due gruppi, uno è la Chiesa, l'altro è il mondo. Questo è il discorso generale di Romani, due popoli, Israele e il mondo, Israele e i greci, oppure la Chiesa e il mondo, come abbiamo potuto vedere in Romani. Verso 9 di Romani 8, egli non è in lui, e allora, dice, muori forse, siccome non è lui, così non sia. Vedi Ezechiele 18:23, Ezechiele 33:11, che dice: io non voglio che l'empio muoia. Come? Dio non vuole che l'empio muore e poi dopo predestina alcuni a morire? E che Dio va contro la sua parola, che potendo fare del bene oltretutto a tutti non lo fa? Questa è la dottrina manichea della predestinazione gnostica di Marcione. Alleluia! Altro che la dottrina della predestinazione e la dottrina dell'antitrinitarismo sono della stessa famiglia. Verso 24, la speranza si rivela, che si vede, scusate, non è speranza. La speranza che si vede non è speranza. Verso 24 di Romani 8, la speranza che si vede non è speranza. Che vuol dire? Vuol dire che Dio conosce tutto e che ci ha anticipato tutto, tra i vari significati. Noi non vediamo, ma Dio sì. E prima ancora della fondazione del mondo. Ecco qui che Romani 8:29, quando dice preconosciuti e predestinati, cioè quelli che camminano nello spirito sono stati preconosciuti, e questi che sono stati preconosciuti sono stati predestinati. Questi che sono stati preconosciuti, Romani 8, devi prendere la Bibbia per seguirci, Romani 8:29, questi che sono stati preconosciuti li ha predestinati. Questi chi? Nominale? No, l'abbiamo visto nel verso 1 di Romani 8. I quali non camminano secondo la carne, Romani 4, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Verso 5, distingue i carnali dai spirituali, parla di due gruppi. Due gruppi, due unità composte, il mondo e la Chiesa. Romani 9 parla di Israele, Romani 9:10-11 parla di Israele, caro amico, se tante volte non lo sapevi. La salvezza è del passato
non solo del presente, perché questa è antica, prima della fondazione del mondo. Cristo è stato selezionato prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo, Genesi 25, 23, la Peshitta dice: e Yahweh disse: due nazioni sono nel tuo ventre, due popoli si divideranno le tue viscere. Un popolo sarà più forte dell'altro, il maggiore servirà al minore. Dio scelse Giacobbe, Dio rigettò Esaù come lignaggio, come semente, come progenie. Genesi 3,15. Romani capitolo 1 dice che Dio li ha abbandonati in virtù delle proprie scelte, alle proprie passioni, e hanno cominciato a fare cose turpe, uomini con uomini e donne con donne, cambiando l'uso naturale con la donna e facendo Dio all'immagine di quadrupedi e di animali, pensando che Dio si potesse associare a queste cose. Ve lo dico con parole mie. Romani 9,3 dice: io desidererei essere io stesso anatema riciso da Cristo per i miei fratelli, parenti secondo la carne. Parla di un popolo. Chi fu che disse la stessa cosa? Io vorrei essere riciso per amore del mio popolo o di questo popolo? Mosè, ti sei scordato? Mosè, Esodo 32, 31, 34, Mosè disse, intercedendo per il popolo: Signore, toglimi dal tuo libro se distruggerai questo popolo. Popolo non è nominale, sono popoli, progenie. La Chiesa è stata predestinata alla vita eterna, in Cristo Gesù il nome, e chiunque sulla faccia della terra può entrare in questa predestinazione. Il libro ai Romani va preso tutto e parla di due situazioni sempre che si intercambiano: greci, giudei, mondo, chiesa, due progenie, progenie della donna, progenie del serpente, due situazioni. Caro amico che ascolti, eppure nessuno di loro poté mai sostituirsi. Oh, belle parole. Paolo: io vorrei essere anatema io stesso. Mosè: vorrei essere riciso dal popolo, dal tuo libro. Sì, sono belle parole, ma nessuno poté mai sostituirsi, perché nessun nome fu trovato fuorché il nome, l'unico nome, l'unica predestinazione nominale che troviamo è quella di Gesù il Cristo. Il resto è un lignaggio, un popolo, una nazione, la Chiesa. Alleluia, viva Cristo! Gioisci che Gesù ti ama. Alleluia! Santo è l'Eterno! E poi potremmo dire tante cose a proposito di Romani 9, delle sette parole, quando dice: i quali sono, nel verso 3, perciò che desidererei essere io stesso anatema riciso da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Sta parlando di una unità composta e lo dice: i quali sono israeliti. E questo rientra nel contesto poi di Giacobbe e Esaù, è tutto nel capitolo 9. I quali sono israeliti, dei quali è l'adottazione o l'adozione, la gloria, i patti, la costituzione della legge, il servizio divino, le promesse. Alleluia. Dei quali sono i padri. Santo, santo, santo. E ho contato 6, ma sono 7, perché va contata anche la prima parola. I quali sono israeliti. Quindi lui sta dicendo che i parenti secondo la carne sono israeliti, dei quali è l'adottazione, la gloria, i patti, la costituzione della legge, il servizio divino, le promesse. Sette parole. Sette parole. Cosa sta dicendo? Israele, israeliti. Israele significa principi. Significa più cose: principi, o colui che regna con Dio, o popolo di Dio, o principe,
o eletto, dei quali è l'adozione, cioè la liberazione, i doni, i premi, le possessioni, la vita futura, la gloria, fama, onore, splendore, buona reputazione, godimento, piacere, i patti, la certezza che è stata resa tale grazie al sangue di Cristo, ricordi, Fatti degli Apostoli, capitolo 20, verso 28, la costituzione della legge che si divide in cerimoniale, civile, igienica, morale, sacrificale, benedetto è il santo nome del Signore. Il servizio divino, culto, preghiera, le promesse, Canaan, paradiso, consolazioni, sta parlando di una progenie, di una unità composta. Queste sette realtà, queste sette parole, sono state depositate in questo popolo che avrebbe creduto. Ed è la progenie. È Israele. Aveva queste cose, tramite questo popolo poi si è manifestata, tramite questo popolo si è manifestata la promessa di Dio in Cristo Gesù. E in questo popolo era stato questo popolo era stato scelto per portare a termine il compimento di Dio. Ho odiato Esaù, ho scelto Giacobbe affinché fosse Giacobbe a portare a compimento la fuoriuscita del nome. E una volta fatto questo, tutti quanti sarebbero potuti entrare in questo nome, in questa salvezza, e tutti quanti sarebbero potuti scappare, fuoriuscire dall'Egitto. Ecco che cos'è, non è nominale. È Giacobbe che è stato scelto, Giacobbe, i quali sono Israele, i quali sono israeliti, dai quali vengono i patti, l'adozione, le promesse. È Giacobbe, io ho scelto Giacobbe, ho odiato Esaù, l'ho appartato in virtù però del male che ha fatto, del prevaricatore, di colui che ha venduto la primogenitura per una zuppa. Di Esaù che ha ucciso i suoi fratelli quando scappavano dalla distruzione del primo tempio. Ho scelto Giacobbe, un popolo ho scelto, e da questo popolo è uscito il Messia. Non è nominale, non esiste la predestinazione nominale. Dio ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo, Efesi 1:4. Efesi 1:4, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ecco qui che alcuni dicono, vedi, Dio ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo, è nominale. Come abbiamo potuto vedere non è nominale. Ma anche se fosse nominale, facciamo conto che Dio già sa i nomi. Che dice Prima Pietro 1:2? Hai mai letto Prima Pietro 1:2? Prima Pietro 1:2 dice, eletti secondo la prescienza di Dio o la preconoscenza di Dio. Allora trova senso quello che dicevano i padri della Chiesa o l'epoca patristica, che la prescienza di Dio è quello che ha sempre mosso tutto. Cominciamo a vedere come le cose cominciano a prendere più forma. Quindi quando io tolgo un verso fuori dal contesto, non faccio altro che creare un mero pretesto. Quindi quando dicono, Efesi 1:4, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, e Prima Pietro 1:2 dice eletti secondo la prescienza, che faccio? Prendo solo un verso e poi ci faccio tutto quello che voglio? Questa preconoscenza, prognosis si dice in greco, questa preconoscenza ti spoglia, di qualsiasi giustizia propria, perché tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, ma tutti sono salvati in un solo nome, Cristo Gesù. Fatti 2:23.
Fatti 2:23. Vogliamo leggerlo. Esso, dico, per il determinato consiglio e la provvidenza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo pigliaste e per mani di iniqui lo confiscaste e lo uccideste. Esso, vi dico, per il determinato consiglio di Dio e la provvidenza. Alleluia. Fu fissato questo per la preconoscenza di Dio, prima ancora della fondazione del mondo. Alleluia. Sempre Fatti 2. Dice che Iddio, antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezione di Cristo. Antivedendo. Ecco qui la preconoscenza di Dio. E quindi quando lì in Efesi 1:4 dice eletti in virtù della preconoscenza di Dio. E poi abbiamo visto che la elezione è della Chiesa, come stiamo vedendo. Santo, santo, santo. Per questo Gesù disse in Giovanni 10:28, nessuno vi rapirà dalle mie mani. Già, in questo la salvezza nessuno ce la può togliere, ma noi però possiamo venir meno alla salvezza, perché gli diamo le spalle. C'è il peccato anche che mena a morte, cioè che è quello di ribellione. C'è il bestemmiare contro lo Spirito Santo, benedetto il santo nome del Signore. Giovanni 17:2, Dio dà vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Sta parlando degli apostoli. E poi dopo pregherà anche per tutto il mondo. Verso 20, vedi anche il verso 8, il verso 12, Efesi 2:20, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, Ezechiele parla dell'empio che si converte e del santo che si perde. Il santo che si perde aveva creduto, era santo, Dio lo aveva chiamato. Che fa? Poi si perde? Sì, si può perdere. Altro che. Si può perdere. Non tutti quelli che accettano la predestinazione accettano questo. Alcuni dicono che una volta predestinati, sempre predestinati. Altri invece dicono, no, sono predestinati, però si possono anche perdere. C'è un po' di tutto. È un minestrone. Fatti 9:15 parla della prescienza di Dio. Giuda mai arrivò ad amare Cristo. Ecco perché si perse, perché lui era un idolatra, amava il denaro. Loro dicono, tutti non è tutti. Oh no, tutti non è tutti. Giovanni 17,2, Giovanni 17,12, no, quando dice tutti, ma lì non è tutti. Ah, non è tutti. Ah, bene. Giovanni 12,32, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me, dicono loro. Vedi che non è tutti, perché quando dice trarrò tutti a me, che sono andati tutti a Gesù? Il mondo è pieno di persone che non hanno creduto, quindi tutti non è tutti, non avete capito niente. Tutti sta dicendo qui il Vangelo è stato dato ai giudei per prima ai giudei, non era per gli altri, dopo per gli altri. Qui sta dicendo che sarebbe stato anche per gli altri, giudei e gentili e greci, quindi tutti, intende tutti, tutte le genti, tutto il mondo. In caso contrario, se tutti non fosse tutti, quando noi leggiamo Romani 3:23 che dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dovremmo pensare che tutti non è tutti. E mi pare che così non è. Mi pare che tutti abbiamo peccato, caro mio. Alleluia. Tutti significa tutti. È inutile che cerchi di arrampicarti sugli specchi. È una posizione assurda. Alleluia. Parlando di a proposito che Dio non che Dio avrebbe predestinato alcuni a
a perdizione, vi vorrei far notare un fatto molto vero, un fatto molto biblico, che una delle cose che Dio spesso fa nella scrittura è che si pente. Sì, Dio si pente del male. Ah, non l'avevi mai letto? Hai mai letto la storia di Ninive? Sì, la storia di Ninive è molto interessante. La storia di Ninive dice che in Giona, Dio manda il profeta a Ninive e gli dice al profeta: vai a Ninive. C'è tutta la storia. E digli che io distruggerò Ninive da qui a tot giorni. E c'è tutta la storia. Alla fine tira e molla il profeta, Dio ce lo porta. Arriva il profeta Giona a Ninive, dà la parola del Signore, il popolo si pente del male che aveva fatto, accetta Dio e Dio si pente. Ma come, non erano stati predestinati ad essere distrutti? Dove sta qui la dottrina della predestinazione? Dove sta qui che Dio predestina alcuni a perdersi e altri a salvarsi? Questi erano stati predestinati a perdersi. Dio si pentì in virtù del fatto che loro fecero frutti di ravvedimento. Adamo ed Eva erano stati predestinati a vita eterna. Che è successo? Qualcosa è andato male. Si chiama libero arbitrio. Israele era stato predestinato a entrare nella terra di Canaan e che è successo? Non vi entrarono. Tutti quelli che dovevano entrare, non vi entrò nessuno. Morirono tutti tranne i giovani sotto una certa età. Israele era stato predestinato in Giacobbe a essere sposa di Cristo. Non lo divenne mai e non lo diventerà mai. Scadette. E chi subentrò al posto suo? La gentile chiesa, i goim, profetizzato in Giuseppe, che è il tipo di messia, venduto schiavo dai fratelli come il messia, entrato nel carcere come il messia che entrò nel più profondo delle viscere della terra, nel luogo, nel seno di Abramo, per tirare fuori tutti. E poi fatto re, anche Gesù è stato fatto re e si sposò con una egiziana, con una del mondo. E la sposa di Cristo è una del mondo, non è un'ebrea. Israele era stato predestinato a questo, non vi entrò. Predestinazione assoluta? Dio ha il controllo, ma tu decidi se andare con Dio, se credere in Dio o se non credere in Dio. Di nominale qui non c'è niente. Ah, il re Ezechia non era stato predestinato. Dio ha detto devi morire in virtù di una predestinazione, se fosse così. Poi si pentì, pianse, implorò al Signore, Isaia tornò indietro e Dio gli allungò la vita. Santo è il nome del Signore. Quando Apocalisse 22:17 dice chi ode e chi ha sete e chi vuole, non dice forse tutti? O c'è una predestinazione per alcuni eletti? Esaù non meritava la primogenitura. Leggiti Isaia 48:8. La predestinazione satanica e viene da una posizione elitista. L'essere umano è sempre voluto essere io sono re, io regno, solo io sono il sovrano, io sono suddito, io sono il presidente, io ho il castello e governo tutti quanti. Noi una piccola casta di reame, è molto elitista. Dio non è elitista. Dio non riguarda la qualità delle persone come fai tu, elitista. Questo sei tu. Sei un elitista. Dio non è un elitista. Dio ha voluto che tutto il mondo regnasse con Lui per l'eternità. È questa la verità.
Ebrei 2, dal 2 al 3, parlando della Chiesa, dice che si può trascurare questa grande salvezza, si può anche perdere. Ebrei 3, 19, i chiamati a uscire dall'Egitto, dice che se non perseverano, Ebrei 3, 19 dice che i chiamati a uscire fuori dall'Egitto non perseverarono e quindi perirono tutti nel deserto. E che Ebrei 4.1, parlando del sabato, dice che non tutti entrarono in quel riposo. E che fu l'incredulità a non fargli entrare, Ebrei 4.11. Bene, cari amici, allora, arrivati e giunti a questo punto, vogliamo trattare l'ultima parte, che è, diciamo, quella più che può essere ostica al lettore della parola di Dio giovane. Si trova sempre qui in questo capitolo, almeno la risposta si trova qui in questo capitolo, cioè il capitolo 9 ai Romani. Ma la perplessità nasce, come si dice, a monte. E quindi, quando noi andiamo, lo vado a cercare nella mia Bibbia, lo sto andando a cercare, quando noi andiamo in Esodo capitolo 7, esatto, ma anche capitolo 8, troviamo il passo che alcune persone non riescono a comprendere. Perché non riescono a comprendere? Perché quando il lettore della parola di Dio è giovane, è corretto che non riesca a comprendere alcune verità bibliche, ma è giusto, perché si cresce piano piano, gloria a Dio. E quindi noi dobbiamo vedere, come già detto, il passo che ci dà il grattacapo, che normalmente è un verso. Tutto il discorso biblico, dalla Genesi all'Apocalisse, spesso non viene preso in considerazione. E ci si fossilizza unicamente che su quel verso. Ecco qui l'antitrinitarismo, la follia dell'antitrinitarismo, ma non solo, tantissime altre dottrine, gloria a Dio, che circolano nel mondo ormai da molto tempo. Il verso in questione si trova nel capitolo 7 di Esodo, cominciando dal verso 3, quando appunto il Signore appare a Mosè e gli dice: vai in Egitto e tira fuori il mio popolo. A un certo punto, in Esodo 7:3, il Signore dice a Mosè: ma io indurirò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto, eppure ancora Faraone non vi porgerà orecchio. Intanto, gloria a Dio, moltiplicherò, un attimo che lo sottolineo, moltiplicherò i segni e i miei prodigi. Bene. Se voi notate bene, il Signore dice: io indurerò il cuore di Faraone. Bene. Poi dice: lo scopo di questo indurimento, no? Non lo dice che è lo scopo, però subito dopo dice: e io moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi. Quindi c'è un indurimento da parte del Signore. Okay, lo dice. Poi dice che io moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi. Quindi possiamo vedere, forse, poi vediamo se è vero alla luce del resto della scrittura, che l'indurimento ha lo scopo di far vedere la gloria di Dio. Perché? Perché dice: e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi. Quindi punto numero uno. Quindi indurimento, punto numero uno. Punto numero due: scopo, probabile scopo dell'indurimento è far vedere la gloria di Dio. Poi vediamo se è così. E infine dice: eppure ancora Faraone non vi porgerà orecchio. Quindi prescienza di Dio. Poi, capitolo
altri versi del capitolo 7 e altri versi del capitolo 8 vanno visti alla luce del medesimo versetto, però. Ma questo lo vedremo dopo. Adesso torniamo a Romani. Torniamo a Romani, gloria a Dio, al capitolo 9, e l'Apostolo Paolo, facendo il discorso che ha fatto, che lo dobbiamo vedere alla luce di tutto il contesto dell'Epistola ai Romani, dal capitolo 1 fino al capitolo 16, l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 9, cominciamo, che ne so, dal verso 14, dice: che dunque diremo? E vi egli iniquità con Dio? Così non sia, perciò che egli dice a Mosè, riprendendo questo verso che abbiamo letto, e lo spiega Paolo: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò misericordia di chi farò misericordia. Egli non è dunque di chi vuole né a chi corre, ma di Dio che fa misericordia. E poi comincia con Faraone. Con Faraone ci abbiamo Mosè e Faraone. Sono due unità nominali? Sì, sono due unità nominali, però Mosè rappresenta il popolo di Israele e Faraone rappresenta l'Egitto, il mondo. Poi, lo vogliamo vedere proprio per forza nominalmente? Va bene, vediamolo nominalmente. Ok, facciamo che non sono due popoli, ok? Sono solo due persone. Benissimo. Paolo dice: la scrittura dice a Faraone: per questo stesso ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza. Fermiamoci qua. Se ben ricordate, avevamo detto che Dio avrebbe indurito il cuore di Faraone. Subito dopo dice: e poi mostrerò tutta la mia potenza. Le parole esatte sono state le seguenti, e le vado a rileggere: moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi, quindi per mostrare la sua potenza. Quindi sì, abbiamo capito bene, perché poi Paolo ci confermerà quello che noi avevamo capito. Quindi lui indurisce il cuore di Faraone per mostrare tutta la sua potenza e a ciò che il mio nome sia glorificato per tutta la terra. Poi l'Apostolo continua e dice: così egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Quindi fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Benissimo, e questa è una prerogativa di Dio. Poi l'Apostolo Paolo fa la domanda anche lui del milione, qui tutti facciamo le domande del milione, e dice: tu mi dirai dunque, perché si cruccia egli ancora? Perciò che chi può resistere alla sua volontà? E lui risponde: anzi, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Cioè, che ti metti a parlare di Dio, a dire cose che non sono, a fare domande inutili, e decontestualizzi tutto. La cosa formata dirà ella al formatore: perché mi hai fatta così? Okay. Non ha il vasellaio la podestà sopra l'argilla di fare di una medesima massa un vaso ad onore e un altro a disonore? Che vuol dire, Paolo, questo tuo parlare? Perché prendiamola tutta la scrittura, leggiamo fino in fondo i passi. Poi continua e dice: quantomeno se, ecco qui la risposta, volendo Dio mostrare la sua ira e far conoscere il suo potere, cioè far vedere la sua gloria, pure ha comportati con molta pazienza i vasi dell'ira composti a perdizione, a ciò che ancora facesse conoscere le ricchezze della sua gloria verso i vasi della misericordia, i quali egli ha innanzi preparato a gloria. Vediamolo nel contesto: i quali egli ha innanzi preparati a gloria, cioè che lui, questo già lo abbiamo visto, lui ha dato la possibilità, tramite la semente della donna, tramite la progenie, ok,
di entrare in questa via che si chiama la via della salvezza, che viene da Giacobbe. E qui abbiamo letto che il Dio ha comportato con molta pazienza i vasi dell'ira. Spiego. Se c'è una persona, ok, che a un certo punto si ribella al Signore, automaticamente questa persona, dice la scrittura, che diventa un vaso d'ira. Lo dice Timoteo, seconda Timoteo capitolo 2, un passo su tutti, lo vado a leggere. Seconda Timoteo capitolo 2 verso 20 e 21 dice: ora in una casa non vi sono solo vasi d'oro ed argento, ma ancora di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Poi dice: se dunque alcuno si purifica da queste cose, se lo fa, sarà un vaso a onore, santificato e acconcio al servizio del Signore, preparato ad ogni opera buona. Le opere che Dio già ha preparato ab antico, Efesi 2, la grazia e dopo vengono le opere, lo dice chiaramente. Quindi, gloria a Dio. E come abbiamo letto in Timoteo, se uno si purifica, sarà un vaso puro. Quindi è la persona che decide autonomamente se essere un vaso ad onore o essere un vaso a disonore, un vaso di terra, eccetera. Quindi quando uno non si purifica e vuole per suo libero arbitrio essere un vaso a disonore, automaticamente cade sotto l'ira di Dio. Quindi Dio da quel momento lo può distruggere in qualsiasi momento. Che fa il Signore? Volendo far vedere la sua gloria, e in più questo tempo serve anche per far sì che questa persona, hai visto mai, venisse al ravvedimento, volendo far vedere la sua gloria, invece di distruggerlo subito, gli dà tempo e lo comporta e aspetta. Abbiamo appena letto, verso 22. Quantomeno, se volendo Dio mostrare la sua ira e far conoscere il suo potere, pure ha comportati con molta pazienza i vasi dell'ira composti a perdizione. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi quando noi andiamo in Esodo 7 e dice verso 3: io indurirò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto, eppure ancora Faraone non vi porgerà orecchio, vediamo che il Signore inizia a comportarlo proprio per far vedere la sua gloria. E in più nel verso 4 dice: eppure ancora Faraone non vi porgerà orecchio. Sta parlando che Dio ha la prescienza, conosce. Se io volto pagina e vado nel verso 14, dice: il Signore disse a Mosè: il cuor di Faraone si è aggravato, egli ricusa di lasciare andare il mio popolo. Lo sta quasi quasi, lo sta rimproverando. E ancora nel verso 22 dice: i magi di Egitto fecero il semigliante coi loro incantesimi e il cuor di Faraone si indurò e non porse orecchio a Mosè e ad Aaron come il Signore ne aveva parlato. Parla di una prescienza di Dio. In Esodo 8:15 è scritto: ma Faraone, vedendo che vi era dell'alleggerimento, aggravò il suo cuore e non porse orecchio a Mosè e ad Aronne come il Signore ne aveva parlato. Qui la scrittura fa vedere che la colpa è di Faraone. E ancora nel capitolo 8 nel verso 19 dice: e i magi dissero a Faraone: questo è il dito di Dio. Ma il cuore di Faraone si indurò, o si indurì, perché qui è un linguaggio arcaico, si indurò e non porse loro orecchio come il Signore ne aveva parlato. Ecco qui che vi è
una prescienza da parte di Dio. Allora, scusate, voglio vedere una cosa. Santo è il nome del Signore. In Proverbi 16,4 è scritto: il Signore ha fatto ogni cosa per se stesso, anche l'empio per il giorno del male. Dio ha comportato l'empio per il giorno del male. Non è che Dio ha fatto le persone in modo tale che potessero essere così, altrimenti, come dissero molti da 2000 anni a questa parte, dove sarebbe il giudizio di Dio? A che pro ci sarebbe il giudizio di Dio? Quando il Signore, che si dice che è giusto, ed è giusto, amen, se dicesse a qualcuno: bene, siccome tu ti sei comportato così, allora tu andrai all'inferno, quel tale gli potrebbe rispondere: beh, ma scusa, perché mi giudichi? Tanto sei tu che mi hai fatto così, io non avevo scelta. Così non è. No, non è così. Vedi, quando Dio è giusto, e questo non è giusto neanche per noi, ma anche biblicamente, quando Adamo ed Eva peccarono, tra virgolette, il Signore si trovò in un grande problema, tra virgolette, sto parlando umanamente, perché? Perché a quel punto Satana andò da Dio e gli disse: ah, bene, hai visto, hanno peccato, adesso se sei un Dio giusto li devi distruggere. Eh sì, perché giustizia, perché chi pecca deve morire, guarda quello che mi hai fatto a me. E lo stesso Satanasso, allo stesso tempo, sicuramente gli ha anche detto: però se li distruggi, dov'è la tua misericordia? Perché tu sei pure misericordioso. Ah, bel problemone. Lo dico a livello umano, per noi. Poi, per Dio niente è impossibile, e poi comunque ha pagato un prezzo carissimo, troppo caro. E troppo caro anche per essere circoscritto a una lite, e magari tu sei il predestinato, guarda caso. È molto elitista come cosa. C'è molto peccato dietro a questa dottrina, dietro a questa posizione. No. Dio indurì il faraone, il cuore di Faraone, perché Faraone era un ribelle, ma lo sopportò invece di distruggerlo subito, e questa sopportazione in più diede ulteriore tempo a Faraone per un eventuale ravvedimento, perché le 10 piaghe di Egitto avevano come primo scopo, forse è meglio dire, quello di far sì che Faraone si ravvedesse e l'Egitto accettasse che Dio è, punto e basta. Quindi, quando si legge che Dio indurì il ribelle, era un ribelle. Se noi andiamo a studiare, e basta, non serve neanche studiare, basta leggere la Bibbia, noi vediamo che Faraone era un ribelle a Dio. Faraone adorava dei stranieri. Faraone aveva schiavizzato il popolo di Israele, mentre gli altri faraoni, al tempo di Giuseppe, invece lo avevano aiutato. Faraone era un malvagio, era un ribelle nei confronti di Dio. Non voleva sapere niente nei confronti di Dio, ecco perché il Signore lo indurì ulteriormente, indurì quello che già era duro. Ecco qual è il senso del passo, alla luce di tutto il contesto biblico. Poi, che tu non lo vuoi accettare, che a te non te cala, che a te non te va giù, per carità, quello è un tuo diritto, quello... Per carità, nessuno ti dice niente, è un tuo diritto predicare Vangeli alieni, perché ancora Dio te lo concede, però sappi una cosa, quello che è scritto in Apocalisse 2, lo vado a leggere, Apocalisse 2, il verso non me lo ricordo, comunque adesso lo vado a cercare, Apocalisse 2. Verso 27 dice: ed egli le reggerà con una verga di ferro e saranno tritate come i vasi di terra,
siccome io ancora ho ricevuto dal Padre mio. Quindi qui è Gesù che parla, e Gesù dice anche che queste cose le ha ricevute dal Padre, quindi c'è il Figlio, c'è il Padre, ci abbiamo due persone, gloria a Dio, altro che non c'è Trinità, e parla che lui triterà i vasi che sono a disonore e vengono chiamati vasi di terra. Bene, se tu ti ribelli al consiglio di Dio, sarai tritato, benedetto il santo nome del Signore. Sarai tritato, se tu predichi un Vangelo diverso, sarai tritato. Oggi molti predicano un Vangelo diverso, o hanno cambiato la parola di Dio, che è cristocentrica, e l'hanno resa marioncentrica, Williams Marius Branham, mariocentrica, Ellen White, Ellen G. White centrica, la Madonna centrica, i Santi centrica, il proprio movimento centrico, io centrica, Papa centrica, insomma, chi più ne ha più ne metta. No, la parola di Dio è cristocentrica, e solo Gesù è, tra l'altro Gesù è la seconda persona della Trinità. Tra l'altro, non a caso, ho letto, qualcuno mi ha mandato uno studio per avere un parere, insomma, su questo studio molto bello. Parla sul significato, diciamo, delle lettere singole nel linguaggio originale, molto bello. Tra l'altro, tra le tante cose che ho letto, questo però, questa parte mi mancava, perché io ho più che altro ho la visione giudaica, però la visione cristiana non la conoscevo, su questa parte qua, infatti sull'inizio, no, del passo della Genesi, no, che è nel principio Bereshit, no, Bet è la seconda lettera dell'alfabeto ebreo, Bet sta per due, ma adesso non sto qui a spiegare tutto, se no stiamo due ore. Comunque Bet è la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, e Gesù, che è la parola e ha scritto tutta la Torah e tutta la Bibbia, è la seconda persona della Trinità, guarda caso, casualità. E poi lì c'è pure la croce, c'è tutto in questo studio, in queste poche parole, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, c'è tutto un discorso molto molto bello, tra l'altro a proposito di Trinità, ma potremmo stare una infinità di tempo a parlare della Trinità. Quindi facciamo attenzione a come predichiamo l'Evangelo di Gesù Cristo e a come tagliamo. Che altro dire? Da dire ce ne sarebbe molto. Bene, cari amici, come si dice, più chiaro di così non si può. La dottrina della predestinazione è un'assurdità, non è vera, non gli credere, non è biblica. La predestinazione esiste, tanto per cominciare, fondata su una preconoscenza, e poi la Chiesa è stata predestinata alla vita eterna. Il mondo è stato lasciato nelle proprie pene eterne, e chiunque lo voglia può uscire fuori da quell'Egitto, da quel mondo, ed entrare nella Chiesa. E che la dottrina della predestinazione, come abbiamo visto, è fortemente imparentata con l'antitrinitarismo, i quali vengono dall'ognosticismo, Marcione, tutte queste filosofie greche e babiloniche e molto di più. Bene, questa è la conclusione della seconda parte di questo video. Ora vogliamo passare alla terza e ultima parte, dove tratteremo brevemente la parte linguistica, ovvero quello che troviamo scritto nel testo originale. Seguiteci.
Bene, cari amici, eccoci finalmente giunti all'ultima parte dove tratteremo il testo in originale. Ci troviamo davanti a Romani capitolo 8 verso 29, io ho già aperto i testi originali e quindi il verso 29 dice Otius proeino kai prorisen. Benissimo. Che praticamente dice poiché coloro che proino, preconobbe, kai anche e, è una congiunzione, prorisen, predestinò. Benissimo. Se io vado a prendere il Rocci, quindi il vocabolario della lingua greca antica, e vado a cercare la parola prorisen, che normalmente la parola prorisen si traduce normalmente in predestinazione, okay, che viene da prorizo, predestinazione. Ora però prorizo è formata diciamo da due parole, pro e urizo. Okay. Quindi sarebbe bene un attimino vedere, ok, quello che significa, perché nel greco antico funziona così. Ed è molto importante capire il significato delle parole divise. Quindi è bene andare a capire il termine pro, quello che significa pro. Ora, se io vado a cercare nel vocabolario pro, lo sto cercando. Eccolo qua, pro. Pro significa avanti, innanzi, innanzi, avanti, davanti, avanti, prima, significa anzi sopra, avanti, e significa anche altre cose, invece, in luogo, in cambio, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avanti. Avanti, prima, avanti. E poi è orizo, no? Orisen, orizo. Ok, quindi con pro finisce con omega, con omicron, scusate, e orise inizia con omega. Quindi io vado a cercare orise, orise, oriso, forse è meglio riso. Oriso, faccio prima, è meglio. Praticamente è l'ultima lettera nell'alfabeto greco. E qui praticamente mi dà orisma, scusate, gli accenti sono importanti. Orisma. Orismenos di Orizo, eccolo qua. Orizo, che significa in maniera determinata, quindi determinare avanti, quindi predeterminare avanti, ecco qui che poi nasce la traduzione predestinare. Predestinare avanti. In base a qualcosa, cos'è? La conoscenza di Dio. Come faccio io a predestinare qualcosa? Essendo Dio, Dio predestina qualcosa in base a una preconoscenza. Infatti, otius proino significa preconobere, pro avanti, pro eino significa preconoscere. Ecco perché poi il Diodati. Il Diodati, in Romani 8, lo vado a cercare, Romani 8, 29, eccolo qua, Romani 8, 29, dice, perciò che coloro che ha innanzi conosciuti li ha anche predestinati,
Quindi praticamente coloro che preconobbe, pro, innanzi, avanti, ecco perché lui dice innanzi conosciuti, proeino, preconoscere avanti, kai prorisen. Proriso li ha anche predestinati, chiamare, mettere da parte avanti, prima. In base una preconoscenza. Cosa abbiamo detto fino adesso? Benedetto è il santo nome del Signore. Fino adesso che cosa abbiamo detto? Che Dio, preconoscendo quello che sarebbe accaduto, vedi appunto Isaia 48,8 quando dice io ti ho chiamato malfattore fin dal grembo materno, cioè che Dio preconosce anticipatamente, in base a questa preconoscenza, allora lui destina e ha destinato Esaù a, diciamo, a essere escluso e Giacobbe a essere incluso, quindi ha odiato Esaù e ha chiamato Giacobbe in base a questa preconoscenza. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, questa preconoscenza vuole sì che un popolo fosse chiamato al posto di un altro popolo perché questo lignaggio, appunto, arrivasse alla conclusione col Cristo. Ma tutto nasce la parola predestinare in base a una preconoscenza. Infatti, sia preconoscere che predestinare hanno tutti e tutte e due i termini, la parola pro, che significa avanti, conoscere prima, avanti, prima Dio nel suo consiglio. Ha conosciuto, ha visto, egli chiama le cose che non sono come se fossero, è scritto sempre in Romani. Tutto il centro dei Romani e la mentalità dei giudei è proprio questa, è sempre stata questa, fin dall'antichità, fin da sempre, che Dio ha conosciuto ogni cosa prima che questa si concretizzasse. Questo è il consiglio di Dio. Ebbene, cari amici, siamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine, gloria a Dio. È stato lungo, speriamo che sia stato di edificazione. Non so se condividerai, se non condividerai, noi abbiamo portato, diciamo, il consiglio di Dio, l'esposizione della parola di Dio e lo abbiamo fatto in modo più trasparente possibile, in modo più chiaro possibile. Indaga meglio, informati meglio, studia anche tu per conto tuo e arriva anche tu a una conclusione. Fallo in preghiera, cerca il Signore. È importante tagliare rettamente la parola di Dio. Con la parola di Dio non si gioca, le cose vanno fatte seriamente, molto seriamente, molto seriamente, perché questa parola è costata il sangue al figliuolo di Dio e non è un gioco. Non è un gioco, è una cosa seria. Tanto più che abbiamo davanti un'eternità. Gloria a Dio. E quindi predichiamo rettamente il Vangelo e coloro che, come me e come molti altri, si prodigano nell'insegnamento e nella predicazione, continuiamo a studiarci di camminare in questa via, di fare la volontà del Signore, di pregare il Signore, di piacere al Signore e di approfondire le verità in maniera tale che possiamo predicare la verità e non le nostre idee. E per questo ci dobbiamo affaticare e dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze, con tutta l'anima nostra e con tutta la mente nostra. E a Dio sol savio vada sempre tutta la lode e la gloria. Che Dio ti benedica, grazie per averci seguito fino qua. E come sempre ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Shalom.